Andiamo, scuotiamo l'ombra, vai. C'è nessuno. Ma che cazzo? Chi dorme non piglierà. Pezzo di merda, ma che cazzo sta facendo? Ma che cazzo sta facendo? Vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma che vaffanculo, ma che cazzo fai? Stavo dormendo nel mio camper. Che cazzo fai? Ma che cazzo combini? Vaffanculo. Ma porca puttana, il mio camper, che stavo dormendo, ero tranquillo, amico mio, ma che cazzo combini? Ma così da pazzo, veramente. Abbiamo visto un catorcio, abbiamo detto di... Ah, catorcio, ma che cazzo dici, catorcio? Chi stai a casa mia, amico mio, ma che cazzo fai? Ma scusa, porca puttana, mia casa, che sto qua, è tutta mia vita, eh? È tutta qua dentro, mia vita. Scusa, bello, cazzo abbiamo combini? Visto, abbiamo pensato che era abbandonato. Scusa, un cazzo, veramente, scusa, un cazzo. Cosa ci ma fa? Cosa ci fai qui, bello? È cosa, veramente... Sono arrivato da poco a città, stavo riposando un poco sotto ponti. Sotto ponti. Ho detto qua non do fastidio, è arrivato tu, ha rotto i coglioni, amico mio, ma che cazzo? Stavamo, ci volevamo fumare una sigaretta, sai? Siamo porca puttana. Un po' di birre. Cazzo, ma... Quindi nulla, siamo scesi per fumarci una siga e abbiamo visto il camper. Sto rottame. Ma vaffanculo, non è rottame, è a mia casa, non puoi insultare tu così, amico mio. Ma... No, non lo insultiamo. Scusa. Dimmi una cosa, fammi prendere i vestiti, porca puttana, che mi ha fatto scendere senza vestiti, ma vaffanculo. Pezzo di merda. Fratello, ma che è sta puzza? Ma che si è cagato sotto. Si è cagato sotto. Oh, qui che si è cagato sotto, amico mio. Ecco qua, l'ho vissuto. Buonasera a tutti quanti, è arrivato. Come ti chiami tu, amico mio? Io Alex, piacere. Ah, molto piacere, amico mio, Alex. Io sono Ashbula, amico mio. Ashbula. Molto lieto, sono Ashbula. Ashbula Mazzatisa, amico mio. Ah, ok. Ashbula Mazzatisa, sì, amico da mio. Dove vieni, a mio bello nome. Vengo di Catania, amico mio. Sono catanese, di Italia. Catanese, di Catania. Ah, che presente, da Sicilia, certo. Sì, d'Italia. Certo. Pochino, sono italiano, amico mio. Genuino, 100%. Mandolino. 100% catanese, carne cavallo, cannolo caricotta, chi tu che vuoi, amico mio. Sono catanese, tu giuro, veramente, eh? Veramente. Buono, veramente. E tu ti... È veramente venuto qua in America perché ha visto, mi ha comprato pure gli occhiali con la bandiera americana. Mi ha cantato questi qua nuovi perché mi ha detto che America è la terra d'opportunità, è vero? Porca puttana, io sono sì, più povero dall'acqua in Africa, veramente. Dipende, l'America può essere un bel posto, ma devi stare attento. Cioè... Scusa, ma attento a cosa, amico mio? Attento di chi ti circondi. Ma di chi mi devo circondare, cazzo? Non mi vuole nessuna mia. Ma dice che sono strano, tante... non so perché. In America ci sono tante brutte persone, come tante belle persone. Ah, veramente? Devi stare attento. Ma io sono una brava persona, veramente, tu giuro. Veramente. Ashbula, Ashbula mazzatisa, guarda un po' che ammazzatisa, sempre tisa. Cazzo, bello. È sempre tisa. È sempre ammazzatisa, bello, come un ferro, veramente. Lo vuoi toccare? Può toccarla come ferro, veramente. Ha sempre tisa, mazza. Sempre tisa. Ah, sempre tisa. Certo, è sempre. No, io non ci tengo di toccare la mazza, cioè... Non ci tieni? No. Ah, caputo. E vabbè, aspetta, ma... Senti... Subito devo vomitare! Oh, ma che cazzo fa? Ma come vomitare? No, ti aiuto. Oh, ma che schifo, amico mio, ma che cazzo combini? Ti servi qualcosa? Prendo un Scottex do camper. Ho preso un Scottex do camper. Scusa, bello, sono un po' ubriaco. Ho visto un po' ubriaco, un po' di più di un po' ubriaco, amico mio. Ha bevuto un po' troppo, mi sa. Un po' di birre. Un po' di birre. Quanti ne ha bevuto? 15. Che cazzo fai? Quasi. Porca puttana. Oh, ma che cazzo facevi tu sul tuo ponte, invece? Stavamo andando a fumarci una siga, abbiamo visto. Ah, sigaretta, hai sigaretti di offrirmi, amico mio. Certo, vuoi una siga? Sì, vorrei una siga, ti prego. Affumiamocela tutti insieme. Fumo volentieri, grazie, bello. Grazie mille veramente. E di cosa bello. Grazie mille veramente. Eccolo, è tornato, Giovanni, come stai? Tutto a posto? Una sigaretta. Bello veramente, che sigaretti fumi tu, amico mio? Boh, quello che capita, bello. Ah, quello che capita. Ah, caputo, io ho portato una scorta, ancora devo uscire da Campri. No, io le prendo ovviamente non quelle del governo, quello di contrabbando. Ah, caputo. Contrabbando costa di meno, non è male, eh?
Guardate, un pacchetto sta 7 dollari, invece io lo pago 3,50, quindi. 3,50 paghi in cazzo, è regalato, amico mio. È Capito, regalato, c'è un veramente. amico mio che ne Ma dimmi una cosa, posso chiedermi informazioni veramente importanti per vende. Dimmi, dimmi, me? Ascolta, bello. io ho un problema grosso, ai piedi. Avvenuto in America in realtà perché a fare un intervento grosso. Che in Sì. Italia non poteva fare completamente, proprio per niente, ti giuro, veramente. Non poteva fare completamente l'Italia. Ma quindi mi ha Ok. detto vai in America che può fare sicuro, per questo è venuto qua in America. A Beh, credo che ci siano ottimi medici, bello. Devi fare provare un intervento ai piedi, po'. mi conosci qualche dottore, qualcuno? Beh, potresti provare in ospedale, bello. Ah, ospedali. Ah, va bene, eventualmente guardo là. Ti ringrazio. Sì, in Ho montato un ospedale. navigatore no camper per l'America perché non conosco Stradica. E Hai tu? fatto bene, qui le È per strade quello. sono lunghe, grosse, quindi è facile, diciamo, È belli perdersi. grossi veramente, belli grossi. Sì, Sì, proprio sì. grossi. E vabbè, allora ti ringrazio, vai, ora finito la sigaretta vado, vediamo un po' che cazzo trovo in giro per città. Nulla, bello, scusaci ancora per aver preso un po' a calci il tuo camper. Pensavamo, t'ho No, detto, che non ti non c'era preoccupare, nessuno. tranquillo, ci sono abituato, visto, tutto scassato, le persone mi scassano sempre in due, mi scassano, bastardi che sono. Lo so, cazzo. Vabbè. Ti ringrazio, comunque grazie della sigaretta, Ma amici di miei. nulla, Ciao bello. belli. Ciao, Ciao bello, belli, ci ciao. si vede in giro. Ciao cari, ciao belli. E io comunque sento ancora puzza di merda. Ah, finalmente se n'è andato. Mi stava cacando sotto. Signore, è tornato Hasbulla, andiamo. Cioè, non lo so, Enrico, non lo so. È tornato Hasbulla, ragazzi. Andiamo un po' in giro col nostro nuovo PG, il nostro Hasbulla, raga. Catanese Doc Hasbulla. Raga, è bellissimo, una bomba. Bella Jacopo, Giovanni, grazie dei like, raga. Andrea, Giovanni, Armand, Salvo, Asdrubale, Sergio, Giuseppe, grazie a tutti e benvenuti in chat. Adesso dobbiamo cercare un po' tutti, raga, in città. Vediamo un po', andiamo a fare conoscenze e amicizie. Andiamo a fare amicizie. Sì, raga, questa è una storia parallela a quella di Tony. Tra poco andiamo con Tony, raga. Intanto, dal cartello a cartone, bella questa, mi è piaciuta, Pepe. Questa mi è piaciuta. Allora, diciamo di andare un po' in giro e vedere un pochino la città. Vediamo un pochino chi incontriamo. Andiamo a presentarci da qualcuno. Vediamo. Questa qui, raga, è una storia parallela, esattamente, una storia parallela. Questo è il secondo personaggio, ragazzi. Il secondo personaggio, questo è Hasbulla Mazzatisa, un grande classico per chi ha seguito le mie storie di RP, ragazzi. Uno spettacolo. Veramente uno spettacolo di personaggio, Hasbulla, raga, credetemi. Ve ne vedrete veramente delle belle, ne vedrete. Ve lo assicuro che ne vedrete delle belle. Allora, vediamo un pochino. Dovrei vedere chi potrei, dove posso incontrare qualcuno. Al Nicky posso andare, tipo. Al Nicky, cazzo, ma c'ero anche accanto al Nicky. Vediamo se c'è qualcuno al Nicky, raga. Vado a vedere. Vediamo un po'. Visitiamo ste zone. Devo trovarlo qualcuno. Bella Tecalegna, grazie del like. Andrea Michael, grazie anche a voi. Tony, saluti la mia amica che ti sta guardando per la prima volta. Certo, Alessio, come si chiama la tua amica? Un salutone. Un salutone. Sì, che ci sarà Tony, raga. Tra un po' più tardi andiamo a prendere Tony. Finché non arrivano il direttore, eccetera, ragazzi. Abbiamo iniziato una nuova avventura. Bella, vedete le macchine, raga. Hasbulla, credetemi, eh. Hasbulla non ve lo aspettate in realtà, non ne siete ancora consapevoli. Per me è il migliore, grazie a lui siete iniziati a seguire. Grande, Giorgio. Grandissimo, fratello mio, grande. Tesla, grazie mille del like. Francesco, Andrea, grazie anche a voi, raga, benvenuti. Dai, zio, buonasera, buonasera e benvenuto in chat. Signori, stasera live che è partita col botto. Col botto è partita. Devo comprare del cibo, tra l'altro. Ciao, scusa, buonasera. Ha per caso Salve. aperto ristoranti? Mi Sì. servi mangiare e bere, per favore. Perché sto Venga, morendo venga. da fame e da Venga, sete. venga, venga. Grazie mille. Ciao, belli. Ciao, ciao. Salve, Ha per caso bisogno di parcheggiatori qua? salve. No, 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 no.
Ce l'abbiamo già. va bene. Quanto ti faccio? E non lo so, quanto si compra qua, come funziona? 300 dollari a pezzo. Allora mi può dare per favore 4 da mangiare e 4 da bere? Ti ringrazio. Ti faccio la fattura. Ok, va bene, fammi la fattura. Se mi vuoi offrire va bene anche, non ho molti No, mi soldi, eh. dispiace, non posso. Ok, va bene, va bene. Capisco, è solo perché colori da mia pelle, capito? Va bene. No, 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 ma no, no, anzi. certo. Tranquillo, non ti preoccupare tu, No, ma veramente. già te simpatico, solo che non ho mai offerto a Ha nessuno. pagato, ha pagato, pagato. Ora le passo, le passo. Faffanculo, chi se non mi offri manco. A cosa di beri, veramente? Ah, do qualcosa in più. A te ringrazio, veramente. Grazie mille, eh? Tu, brava persona, veramente, tu, eh? Brava Grazie. persona, proprio. Te ringrazio. Come va qua in città? E io ho arrivato veramente proprio stasera. Ti Ah, benvenuto. ringrazio. Come ti chiami tu, amico mio? Lorenzo. Ah, molto piacere, Lorenzo. Io sono Ashbula. Ashbula Piacere. ammazza Tisa. Ma perché ammazza sempre Tisa, guarda. È sempre Tisa mi Sì, ammazza, capito? ho capito, ho È per capito. quello. È per quello lì. Ashbula ammazza Tisa. E tu, tutto bene? Allora, come funziona? Questo è il tuo locale? Sì, sono un dipendente. Ho dipendenti. Cerca qualcuno per lavorare, pensi? No, per ora no. Io cerco un lavoro, è arrivato ora, non so un cazzo, veramente, ti giuro. Hai lavoro per me, per caso? No, per ora no. A No, raga, pulire il no. pavimento, non è un problema, raccolgo tutta la No, mi spazzatura da dispiace. spiaggia, senza problema, veramente, ti giuro. No. E tu giuro, va bene, ti ringrazio. Allora, se sai case ti si libera il lavoro, mi fai sapere, va bene? Come ti trovo? Non lo so, se vedi un mio camper in giro, sicuramente capisci che sono io, non ho manco telefono. Ah, ok. Ok, ciao bello mio, allora, ciao, ti ringrazio, Ciao, ciao, sbulla. eh. Ciao, 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 ciao. bello. Ciao, signorina. E Lorenzino ha avuto il primo contatto. Va, se no, raga, quello con Tony. Ashbulla non le sa queste canzoni. Ashbulla non se ne intende di sta musica qua, ragazzi, non se ne intende Ashbulla. Allora, un altro posto dove vorrei andare è vedere se c'è qualcuno da Mario al concessionario. Mario, il ragazzo del concessionario. Raga, comunque il camper abbatte pure i paletti. Cosa che le auto non fanno, eh. Cosa che le auto non fanno. Da attenzionare questo piccolo dettaglio particolare che... Raga, col camper da cipolla non si scherza proprio. Allora, passo in mezzo tipo a zone pericolose. Senza problemi. Andiamo. Ashbulla solitamente picchia. Ashbulla è pericolosissimo, ragazzi. Per chi non lo conosce, vedete che vi potete aspettare la qualsiasi da questo personaggio. Non scherzo. Andiamo. Sì, fino a quando non arriva il direttore, per il momento siamo con Ashbulla. Qui ti riconosco. In che senso, Salvo, mi riconoscono? In che intendi? Non, cioè, è un nuovo personaggio, è appena arrivato. Non conosco nessuno, né tantomeno conosce nessuno me in città, capito? Ivan, grazie del like, Edo, grazie anche a te. Allora. Ashbulla aveva pure l'Alfa 75 rossa, voglia Michael, la dobbiamo riprocurare, l'Alfa 75 rossa, Michael, la dobbiamo assolutamente riprocurare, per forza. Dico un po' dalla voce, vabbè, ovvio, ma comunque mi riconoscono dalla voce, ragazzi, cioè, è normale. Vediamo un pochino. Ma che cazzo è sto posto qua? Ma Mi scusi, la cortesia, se può parcheggiare il veicolo bene, per favore. perché è un problema? Sono messo qua davanti. Scusa, veramente, non volevo essere offensivo. Dai, che Scusa? No, offensivo, no! sposto subito, veramente, non fare manco. Cioè, scusa, non volevo. È rimasto solo posto invalido. Lo metto qua, no, posto invalido, prendo due posti, un camper è largo. Porca puttana. Tranquillo, vai al 204, Posso entrare? vai a posto, va bene così. Oppure al 204. Ma sta parlando con me? Non l'ho capito.
No, quello era, sì, era il signor T, Simo. Carissimo, entra pure. Posso entrare? Scusa, buonasera. Certo, certo. Salve. Io sono il direttore dell'usato, Marius. Addirittura qua do concessionario. Sì, sì. Cioè, molto lieto, io sono Ashbula. Ashbula ammazza Tisa, mi presento, molto lieto. Ah, ammazza piacere. Sempre Tisa, amico mio, eh. Boh, fa bene averla sempre Tisa, fa bene. È per quello, mi chiedo così. Io ho conosciuto un vecchio Ashbula. Ha conosciuto? Ho conosciuto un vecchio Ashbula, era molto simpatico. Ho capito, eh. Ho capito, ma dimmi una cosa, ma quindi tu hai tutta tua macchina unica? Sì, sì. Veramente? Anche questa qua è tua macchina? Certo. Oh, cazzo, quanto costa quella? Vieni qua, mi stai simpatico, vieni qua. Perché? Ma vuoi regalare? Vieni, sì, te la regalo perché mi stai... Che grande, porca troia, Mario è un grande. Mario è un grande, ragazzi, Mario è un grande, un grande, un grande, veramente un grande. Oh, su, porca puttana, ce l'hai Marroni. Marroni è bellissimo, porca troia. Come, come colori da mia pelle, guarda qua, amico mio. È anni 80, questo è il primo golf, anni 80, tu fare. È proprio bello questo qua, complimenti veramente. Sei un nuovo cittadino, vero? È arrivato proprio oggi, eh? E i nuovi cittadini li accogliamo così noi. Qui veramente, è il welcome con regalo. To Legion City. Regalo, ma accogli con regalo nuovi cittadini, veramente. Sì, 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 porca puttana, che culo. Che culo, a passare più spesso in nuove città, eh? Mi pare che certo. Bel colpo di culo. Cristo, la cappetta. Chi è che sta parlando? Vabbè. Che cazzo stanno combinando? Signora Sbolla, boh, non lo so. Vieni, John, ti presento il signor Sbolla. Lui è il vice direttore. Ah, ciao, amico mio, John. Io sono Sbolla Mazzatisa, molto lieto. Buonasera, signor Sbolla. Molto lieto mio. Salve, salve, salve. Benvenuto in città. Oh, grazie nuovo. Mille, ma... per parcheggiarlo devi parcheggiare al 204. Occhio che ci sono problemi con i garage. Quindi parcheggia al 204 e lo ritira al 204. Ah, quindi devo andare subito a posare al 204? Sì, 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 e lo ritiri di nuovo lì. Ah, va bene, ti ringrazio allora. Di nulla. Veramente, tu sei una brava persona. Posso grazie, chiedere una cosa? Per caso hai un posto di lavoro, qualcosa qua per sì, lavorare? Sì, 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 mi serve. Oh, porca puttana, signorina, buonasera. Oh, merda. Ah. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Salve a tutti quanti. Porca troia, chi è Nasuka quello? Sembra mi ammazza. Buonasera. Il veicolo, poi vieni che parliamo, che ti assumo, dai. Ma vuoi fare lavorare mia? Sì, sì, allora. Veramente, certo, mi dai un posto di lavoro qua con te? Certo, io accolgo tutti. Oh, porca troia, guarda che bello quel signore là, su carro in bocca, ha visto? Ha visto che bello? Allora, sì, signora, buonasera, le presento il signor Sbolla. Ashbulla. Mazzatisa. Molto lieto, il mio nome è Ashbulla. Ashbulla Mazzatisa. Ashbulla Mazzatisa perché ammazza, è sempre Tisa, guarda. Ha visto? Fa così però. Ma prima lavorare con semaforo che mi sembra che ti ha visto già. Mi dissocio da veramente questa veramente no, ma... Mi dissocio da questa discriminazione. È solo un po' colori da mia pelle, tu dici sti cose di me, veramente. No, persona proprio di poco. Vabbè, ora mi tagliamo il naso, tranquillo. No, veramente. Vedi che è il mio nuovo dipendente, comportati sì. Bene, naso. Posso dipendo. Lavorare veramente qua. Guarda sì, che sì, mi ha sì. Regalato la Golf Dufari, è troppo bella, guarda qua. Ha visto che bella. La Golf Dufari da regalare. Ha visto? È il nuovo cittadino, noi l'accoglienza la diamo così, no? Ha visto, è brava persona veramente, un signor, non mi ricordo un nome. Allora, diamo Marius, Marius. Mario, Mario il ragazzo del concessionario. Mario, sì. Ti posso chiamare Mario? Sì, come Mario. Vuoi. Mario. Sì, sì, il ragazzo dello concessionario. Mario, il ragazzo del concessionario. Sì. Sì, sì. Ha capito, è lui, è proprio Mario. Sì. Buonasera. Oh, buonasera, salve signore. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, salve. Va bene, va a parcheggiare 204, ti cambi. A 204. Buonasera, buonasera. Basta a cambiare, dai, così ti assumo, dai. Ma come ma cambiare? Io non ho altri vestiti, amico mio. Ma che cazzo allora, dici? Hai trovato chi sono abituati da spazzatura? John, ti passa i soldi, l'accompagni il signore a cambiarsi così lavora con noi bello sistemato? Scusate, prima di andare a cambiare, posso chiedere un'informazione importante? Perché io ho venuto in America per fare una cosa molto importante. Che cosa? Sì? E che dovresti fare? Allora, io praticamente da quando sono bambino che ho un problema grosso, ma veramente grandi. No, ahiai, porca puttana, ora è peggiorato il problema, ora è peggiorato. Scusami. Scusa. Dicevo che avevo un problema veramente grosso di quando sono bambino. Come vedete ho scarpe un po' particolari, ho i Crocs.
Sì. È perché il grosso problema di... Io ho i caddi no peri, praticamente ho i caddi. Ha presente i caddi? Puoi lavorare così, puoi lavorare con queste scarpe. Posso per favore lavorare con i caddi? Io ho venuto qua in America perché la cosa più importante per me è fare intervento chirurgico. Che Italia non può non fare. Non può non fare completamente. Mi hanno detto vai in America che ti fanno intervento dei caddi do peri. E quindi il mio obiettivo di qua è lavorare in America per fare i soldi per luare i caddi do peri. E quella è l'unica cosa che voglio fare in tua mia vita, veramente. Cioè, tu quindi sei venuto qua per farti togliere. Sì, è venuto qua, da mia terra, è venuto qua per fare l'intervento dei caddi do peri. C'è le patate. No, c'ho la cipudda, do piede grosso, vuoi vedere, guarda. Buona cipolla, buona cipudda, guarda. Buona. Hai visto cipolla. Che grossa? E ti ho detto io, non è che dico cazzate, è veramente che c'è i caddi do peri. Per quello è l'unica scarpa che veramente li fai lasciare, i vestiti li fai cambiare per favore. Va bene, viene, le offro io tranquillo. No, no, cambiare i vestiti. Dato i soldi. Dai, già io ho dato i soldi a lui. Ha dato 5.000 euro. Minchia. Porca puttana, non ha visto mai questi soldi. Andiamo, dai. Ma chi è il capo del concessionario qua? È Mario, il capo del concessionario. Ha detto lui. Allora, va bene, grazie. A dopo. Ciao, bello. Ciao, signori, ciao a tutti. Poi sì, dimmi in secondo. Allora scusa, aspettate un secondo per favore. Dimmi. Allora, mi puoi servire sta bella ragazza qua? Oh via, dai, andiamo a comprare dei bei vestiti. Ah, porca puttana, è salito in macchina, manco t'avevo visto. La prima volta che provo, è troppo bella. Guarda che cazzo di macchina che mi ha regalato. No, bisognerebbe fargli un bel full kit a questa macchina. Ma che cazzo vuol dire full kit? Farla andare più forte. Andare più forte? Ma sì. Tu hai visto qual è il mio mezzo di trasporto con ufficiali? No, qual è? Ora tu faccio vedere, poi capisci perché non me ne frega un cazzo d'andare forti. Per me questa è tipo la Formula 1, presenti? Sì. Porca sì, puttana, sì, è la stessa presente. Cosa, veramente. Allora aspetta, poso, se no mi ha detto Mario, ragazzo da concessionario, che poi c'è problema grosso. Sì, è... E dove cazzo prendo poi? Ah, di qua. Ciao Franco, scusa, mi può dare a golf? Ti ringrazio, Franco. Ok, possiamo andare. Allora, dov'è un negozio dove ho vestito? E allora, se te vai qua a diritto, a destra. A destra? A destra vai. Io penso che a sinistra conviene, guarda. Ah, vai. Ah, già, c'è cioè qua vicino. Porca puttana, esatto. Visto. È che perché... io ho il mio negoziante di fiducia lì vicino al concessionario. Ah, c'è il tuo negozietto. Ah, ah. Mi fermo qua, allora. Vai. Cazzo, ma sicuro mi devo cambiare i vestiti per forza, vero? Qualcosa un po' più elegante. Eleganti? Ma mettere eleganti, ci penso io. Come ti pare, insomma. Basta che sono eleganti. Ecco. Ma mettere la giacca e cravatta. Come ti senti più a tuo agio, dai? E io a mio agio mi sento vestito quello che avevo messo, veramente. Però se voglio mi cambio, va bene. Metto eleganti. Giustamente per lavorare dentro un concessionario. Ah, certo, porca puttana, ho trovato un lavoro immediatamente, che culo. Allora mi metto a camicia eleganti, guarda qua che mi metto. Bella questa. Eleganti, veramente eleganti questa. Metto questa qua, è perfetta. Allora pantaloni, vedremo pantaloni che mi mettere. Pantaloni eleganti, questo qua rosso, è buono. Bello. È bello così, no? È buono, elegante. Mi piace, ci vorrebbero anche le Crocs rosse poi. No, Crocs rossi, può comprare gialli voleva mettere. Gialli anche, le sì. Crocs gialli, vero? Vediamo gialli. Oh, guarda che belli che sono gialli, porca puttana, mi lascio pure il cappellino forse. Perfetto. Però mi levo gli occhiali, non mi piace gli occhiali da sole completamente, ti giuro. Senza occhiali? Ti piace come sono in faccia senza occhiali? Sì, mi piace, certo, sei un bel ragazzo. Senza occhiali, meglio. Perfetto, sono pronto. Allora mi salvo, ho visti tu, chiamo concessionario. Vai. A posto, salvato, sono pronto. Allora vai, andiamo pure, vai. Andiamo. Guidi tu meglio. Va bene. E tu sei meglio a strada, ha più tempo che si qua. Mamma mia, fai morire, giuro, ti metterei in prima serata su tutti i canali di voi il presidente. Ma grazie, Nico, ma sei troppo buono. Allora poi ti spieghiamo anche salvo. Come funziona l'usato. Ma certo, ti ringrazio veramente, grazie Così, mille. Appena hai imparato tutto, sei un lavoratore al 100%. Al 100% lavoratori, veramente? Sì, sì. Porca puttana, hai visto che culo, manco tempo che è arrivato, ho passato lì, ho detto ma che cazzo, chi è sto posto, caga, perché c'è disegnata l'APA. L'APA? Hai visto, c'è l'APA disegnata, guarda, vai a parcheggio avanti, ti faccio vedere il mio mezzo di trasporto ufficiale. Vediamo un po'. Quello ufficiale veramente, è proprio il mio mezzo quello,
E questo qua, guarda, un camper. Oh, quale è questo? Il camper? Un camper. A mio mezzo. E questo qua è il mio mezzo di trasporto, veramente, eh? La mia casa, qua dentro tutto. C'è pure il signorina Nura. Hai visto i foto da signorina Nura lì dentro? Ha messo il calendario, quello cos'è? Davanti, ma non potevi spostare sta. È messo dentro, se tu guardi da questa parte, lo vedi in fondo, guarda. Metti qua dove sono io. Qua, qua, metti qua, guarda. Ah, sì, sì, e c'è sì, la signorina nuda. Ma quello è un calendario vecchio. E non lo so se è vecchio, è l'unico che c'ho veramente. Deve mettere uno aggiornato. Mettere un calendario aggiornato, penso. Signor Rashbulla, complimenti per l'outfit. Oh, grazie, ha messo il vestito elegante, ha visto che bello. Sì. Ha cambiato, sì, anche bello, le croc. E per forza, ha messo bello i crocs abbinati, almeno sono... Ha capito? Ci sta, bello. Complimenti per il cappello, mi guarda, ricorda l'amico. Ah sì, veramente? Sì. Il cappello, ha trovato questo qua cappello di paglia. Sì, è buono. C'è un amico che ha i capelli dello stesso colore. Ah, veramente? Sì. Porca puttana, che culo. Sì. Allora vado... Ma dato è arrivato ora in città, tu come ti chiami, scusa? Io? Sì, tu. Io sono Marik, piacere. Ma ciao, molto lieto, io sono Shbula, ma penso che ha già sentito prima. Ma giusto un paio di volte. Quindi sei venuto qua giusto per farti questa operazione. Ma devo fare un'operazione molto importante ai piedi, sì. Molto, molto sì, seria. È dispendioso. Ma quindi pure quando cammini un poco storto. E sono, sì, sempre che ho un problema. Buonasera. Ecco. Perché non posso appoggiare bene a piantato piede, perché c'è acepurda, capito? È per quello, acepurda è... mi dà un fastidio cane proprio, veramente, io soffro come un dannato. Immagino. Ma quella va grattata. Ha provato a grattare, ma non basta manco a grattugia quello po' parmigiano. Ti ha provato con tutto così, veramente. Ha provato qualsiasi cosa. No, la cipolla di solito va tagliata prima listarella e poi acqua dettina. Ma chi deve fare la cipolla fritta, amico mio? Chi sta la cipolla di carne? Eh beh, cipolla è sempre cipolla, eh. Ma dici che è uguale, può provare. Penso. Devi provare. Amico mio, se vuoi, provi quando dici tu, eh. Un piedi sempre qua, guarda, ma levo a scarpa. No, io penso che proprio veloce. Io penso che Logan si piange pure senza la cipolla. E beh, quello è un altro... È un altro problema. Un altro problema, sì. Però fai bene, perché perlomeno le crocs fanno areggiare. E per quello metti i crocs, è l'unica scarpa che veramente mi fa stare un piede comodo. Beh, intanto hai preso pure già il lavoro. Ha visto, ho trovato secondo... immediatamente, appena Inizio arrivato qua. Porca puttana, che culo. Ma questa è casa tua? Sì, è mia casa, visto? Ah beh, niente male, niente male. Ti piace? Eh? Oh, signorina, per favore, non guardare là dietro, c'è i signorini nudi. Non guardare. Come signorina? Non guardare, ti prego. Porca puttana, ti ho detto non guardare dietro. E per fortuna ci sono i tendini, non lo vedi? È dentro, dalla finestra, amico mio. Che signorine ci sono? Guarda là. Tu pure stavi andando a guardare. Hai visto? All'occhio lungo. Ma è tuo marito questo qua? È tuo marito? No, no, sono single. Ah, sei single? Sì. Oh, porca puttana, per caso ti servi spasimante? Beh, lo vuoi fare tu? Non lo so, è che tu sei più alta di me, mi fa impressione sta cosa. No, mi tolgo i tacchi. Oh, porca puttana. Ha trovato pure la fidanzata e un lavoro, un giorno solo, ha visto che culo. Come? Dimmi poco. Come sei fortunato, tempo di arrivare in America. Porca puttana, ha trovato una macchina a regalo, ha fidanzata e un lavoro. È vero che l'America è la terra dei sogni, però i caddi dei peri ancora su qua, non si è sparuto. Cosa fare per sparire un caddo dei peri? Dobbiamo sentire un dottore bravo all'ospedale. Forse, dai. Guarda, quello là dietro pare uno vestuto buono, pare i dottori. Sicuro dottori quello lì. Sì, dici, sicuro, guarda, prova, è vestito buono, vestito giacca e cravatta molto eleganti, veramente. Probabile che è dottore, ma... No, comunque sono sposata con lui. Ah, porca puttana, scusa signore, non volevo fare mancanze di rispetto. No, figurati. Era solo una battuta innocente. No, brava persona, non... veramente, io, ti giuro. No, immagino, per cui. Ti giuro, veramente. Scusa signore, per caso tu sei dottore? Sei dottore, no, per caso signore, sono dottore? Io non sono dottore. Cosa non sei dottore? No, cosa è successo? Oh, e niente, cerco dottori per operazioni do cardio do peri. Sì. Guarda, dovresti andare in ospedale, gli do subito il ciclo. Aspetta, ti aspetto dentro. Sì, arrivo. Ci possiamo andare a fumare qualche canna insieme ogni tanto? Mi sia simpatico. Io non fumo di quelle cose, le ha, veramente. Io sono così a naturale, pensa sul fumo.
Guarda, dovresti andare, metti il GPS a 512. A 512? Sì, vai lì e gli spieghi che c'è il problema dei cali ai piedi e ti fai operare. Mi fai operazione subito? Subito, dipende dal dottore come sta messo. Oh, porca puttana, va bene, vado a informarmi lì, ti ringrazio, signori. Mi raccomando, mille. Prima di guidare, fatti quello che ti ho dato, fatelo. Oh, va bene, ti ringrazio, prima di guidare io provo subito. Grazie provo, mille. È molto buono. Grazie mille, a presto. Sto qualche muro, tranquillo. Se ti ferma la polizia, dici che vedi Yoshi. Ok, va bene, grazie. Arrivederci, signori. Ciao, grazie mille, veramente. Ciao. Ciao, arrivederci, signorina, ciao. Signor Mario, sono pronto. Venga. Mi ha messo un vestito elegante, hai visto? Mamma mia, che tipo strano. Ma come strano? Strano parecchio. Ma mi ha messo un vestito elegante. Ma che ha fatto? Pare che c'hai i sigari che escono dal cappello. Eh no, sono i miei capelli, guarda un po'. Che, girate un po', fammi vedere. Porca puttana. Sui capelli. Ma che è, pare Pongo. Hai visto la mia faccia, quanto sono bello? Guardami bene negli occhi. Ho visto. Affascinante, quasi quasi ti chiede la mano. Ma quando vuoi? Ma che cazzo? Allora, zio, questa. Ti piace la macchina che mi sto fa? Lui pure se l'è fatta marroncina. L'ha voluta lei. L'ha preso, mi ha regalata il signor Mario. Scusa, come ti chiami te? Ashbulla ammazza Tisa. Molto lieto. Guarda, ammazza sempre Tisa, guarda. Ashbulla che? Mazza Tisa. Mazza Tisa, sempre mazza Tisa, guarda, sempre Tisa. Porca puttana. Non mi costringere, altrimenti caccio quello più grosso. No, non dire cazzati, porca puttana. Io invece mi chiamo Daniele Proiettile. Come muore? Ah, molto lieto, signor Daniele Proiettile. Come se papà un bel muore? Non è vero, Daniele. Attimo. Molto lieto, guarda, signor Daniele. Guarda, c'è una cosa infilata nei pantaloni che è molto più lunga di quella che cacciavo prima. Che c'è dentro i pantaloni? C'ho questa. Ora tra poco arriva, Luca, tra poco arriva. Questo bello, puttana, quello bello. Stare attento veramente, stare attento quella. No, quella è pericolosa. Ma lui ci taglia i tocchetti di fumo con quello. Sì. Poi c'è questo. Ma lui come sta? Oh merda, ma quello mi sembra un po' esagerato. Ma quello l'ho visto su Rabbit, non so se conoscete. Oh merda. Sì, è giocato. No, sto scherzando, mi dissocio, stai tranquillo, dai. Ho fatto una piccola battuta per... Comunque, bella armicina, c'è solo io cammino con la 9, niente, ormai la 9 è diventato un giocattolino. Io c'ho solo la mia mazzatisa, basta, non ho altro. A me la mazzatisa che altro, però Asbulla, fidati. Anzi di sì, e non lo so, amico mio, questo non posso dire. Te Asbulla è un potere nascosto. Un potere da mazza. Pensa che non ce l'ha la mazza. Ma tuo fratello come si chiama? Mustafava? No, io non ho un fratello, o perlomeno non lo conosco se ce l'ho, perché non conosco manco mio padre. No, perché mazza, che infanzia triste, oh. Eh no, perché io veramente arrivato a Catania quando ero piccolo. E quindi ho vissuto tutta la mia vita a Catania. Io sono catanese, capito? Però non so cosa era mio padre, perché ha vissuto a Catania e non ho trovato mio padre, mia madre, non so ciò che cazzo è casù. Mi sa che c'è una piccola crisi di identità, sei sicuro che sei catanese? A catanese, ti giuro, amico mio, 100%. Perché ho amici catanesi, però... No, veramente, sogno catanesi 100%. Puro sangue catanesi, veramente. Sono nato su te parti d'Oliotolo. Purissimo. Veramente. Purissimo. Purissimo. Davvero. Vedi, è come madre tua. Ma che un mare, tu non andava a mangiare a Catania? Achille, a carne cavallo, ha mangiato mai? Buono, certo. Ad Achille è un migliore, ha visto? Lui sa che sogno catanesi per Achille. E cazzo. Bella Catania, bella Catania. La migliore città del mondo, veramente. Confermo, bellissimo. Amo Catania. Ma non è perché so de parte, però insomma, la miglior città del mondo. No, zio, non secondo me è Roma. Poi che è un altro discorso, vedi, Roma è caput mundi, è un altro discorso. Vabbè, però mi dici la meglio città del mondo. A meglio perché per me, perché la città che mi ha dato la mia infanzia, capito, a giovinezza. Come per te a Roma. Ancora tuo? Sì, sì, ancora mio. Ma Firenze l'avete mai vista, raga? Ma che c'è? Ma chi cazzo è una merda Firenze? Vaffanculo. Vaffanculo, una merda. Vaffanculo. Ma io mi dissocio da questi disgraziati. Dici, io. Bellissima Firenze. Ovvio, qui stiamo cazzeggiando. Ma è normale, si scherza, amico mio. Forza Palermo e basta. Forza tutto così. Forza tutto e basta. Forza tutto che poi soffendi qualcuno. Forza tutto. Forza tutto che è meglio. Vabbè. E quindi questo lavoro qua dentro?
Si spara minchia di tutto funziona. Tempo. Ha capito? Sì, Ah, qua bello. sì. Ah, non qua vedevo dipende l'ora. chi viene, ti spendono 20.000, dipende chi viene, come lo zio ti ha speso 1.500.000. Ha speso 1.500.000 lui? No, dico un esempio. Ah, ha capito. Dico un esempio, tipo tu magari vieni a spendere 20.000 e l'altro. Ma io non spendo un cazzo, credimi, proprio un cazzo. Oh, tu devi fare fatturare, a me quello serve, non devi Va spendere. Bene, io sono proprio il miglior I venditore di macchine del mondo. I veicoli te li do io, non ti preoccupare a te. Grazie mille, veramente. Tu lavora. Chissà. E qua è un ispettore gadget. No, aspetta. Aspetta che... Dovrebbe essere Paco. Ah, caputo, ha capello interessanti. Pago io. Paco ma adesso la macchina oppure... Io l'ho intestata, zio, già è sua. Ah, c'è mia. E c'ho oh, ma c'è... guarda qua, oh. Ma che cazzo c'è, signor Mario? Signor Mario, vedi che c'è un problema. Che penso che c'è un problema. Ah, il governo, non si preoccupi. È tutto regolare. C'è pure un prete, guarda là, ma chi cazzo è? Poi John Pizza, frato. Poi buonasera, bello mio. C'è pure un prete. Ma perché ha fucili quello umano? Ragazzi, tranquilli, che è il vice governatore con la guardia di sicurezza. State tutti tranquilli. Porca puttana, che scopetta, che c'ha in mano lui? Buonasera. Buonasera, salve. Ti dovevo parlare oggi. Molto lieto. Ciao, padre. Ho bisogno di te, Aldo. Dimmi. Posso parlarti un attimo fuori? Via vai qua, vieni a sbulla che ti assumo. Ok, ti ringrazio. Ai ai ai, raga, dai, ora andiamo un po' con Tony. Vediamo un po' la serata che ci aspetta. Mannaggia mia miseria. Dammi. Aspetta, io sbaglio. Il tuo numero di scarpe, per favore. È 62. Aspetta, ti promuovo direttamente. Oh, veramente, manco tempo promozioni. Ma che cazzo perché dici? Perché sennò non puoi fare nulla. Ho un piccolo problema. Ma ti ringrazio. Sei il vice direttore. Il direttore sono io, John è il vice direttore e il proprietario è Mario, ma al momento non c'è. Ah, va bene. Aspetta, quindi... il proprietario ha detto, che cazzo è Mario? Mario. E tu sei pure Mario? Marius. Ah, Marius. Ah, porca puttana, va bene. Va bene, va bene. Vabbè, perché mi chiamano tutti Mario, quindi se mi chiami Mario non cambiamo. Io ti chiamo Mario. Va bene, come vuoi tu, Mario. Va bene. Mario, va bene, Mario. Va bene. Ah, perfetto. Ti faccio vedere come si escono i veicoli. Ok, va bene, va bene. Allora, quando sei nel garage... Sì, quello è un garage. Ci sono dei veicoli con scritto 1, che non hanno cifre. Nella cifra c'è scritto 1, 5, 7. Uh-huh. Quelli non si devono mai toccare. Mai toccare. Sono ordinati. Ok, va Tutto bene. Il resto li puoi uscire. Vieni, ti faccio perfetto, vedere. Perfetto, va bene. Vediamo un po' che ci fa vedere Mario. Così dimmi che cosa. Conoscete? No, è mia amica. Il governatore arriva subito. Conosce. Ciao bello, ciao, sì. La Sbulla non conosce Tony, ragazzi. Oh, ma per prendere una macchina come bisogna fare? A 204. Sono andato, mi dici di andare al dissequestro. Vado al dissequestro e a prendere il caffè. Io ho risolto col caffè. Okay. Devi andare al bar. Sì, vai sì, devi bar. Prendere a bar, caffettino di quello lungo e via. Ok. No, è un altro personaggio, Davide, è un altro personaggio. Senti, Tony arriva tra questo. Poco. Come, scusa, non ha caputo. Qua, lo vedi, blip? Sì, qua, ha visto. Ok, clicchi. Sì, ha visto, ok, perfetto. Oh, minchia, c'ho una cosa pure per te, Veneca, ti regalo un'altra cosa. Che mi regali? Oh no, ma che cazzo dici, ma... È troppo bella, chissà che, ma sei impazzuto. Lo so che ti piacevo, lo immaginavo. Porca puttana. Io vengo da Palermo, tu vieni da Catania, da noi questa Ha visto, questa usano. È proprio ideale. Mamma da mia. Si usa. Oh, ma ti ringrazio, è troppo bella questa. Porca troia. Poi da parcheggi. Ma ah, per caso c'è un garage qua? No, me lo devono rimettere. Allora aspetta che poso là. Vai. No, la pegare, raga, bellissima. Bella Tinto, grazie delle 100 stelle, fratello, grazie mille. Grazie mille, fra, grazie. Ma oh, dove è andato Mario? Dove cazzo è andato? Eccolo. Eccomi qua Mario. Sì, arrivo un attimo. Dimmi a Sbulla. No, eccomi qua, volevo dirti... Posso... Vieni qua, guarda. Ti vieni, dico... vieni. Allora, io posso dirti una cosa, io vengo a lavorare tra un po', va bene?
Sì, sei libero, non è che sei obbligato a Io, stare no, qua. io ora più tardi vengo, perché ora vado a riposare perché è arrivato in città da poco, capito? Vai Vado a tranquillo, riposare e io ti poi. spiego solo una cosa, vieni, anche se non Sì, ci va siamo bene, noi. certo, Oggi, ok. scriviti il mio numero, ce l'hai? No, non c'ho un cazzo. Ma cellulare, neanche il cellulare hai? Non c'ho un cazzo. Vieni, andiamo a comprarlo, No, vieni, no, dai. poi compro dopo, tranquillo. Dai, dopo ci va, vieni, ti faccio vedere dove devi timbrare, vieni, Ok, se io va non ci bene. sono. In caso sai che fai, mi lasci il tuo numero, mo scrivo un bigliettino. Scrivetelo, ok. Allora, Aspetta, 555. qua ce l'hai una penna. Porca puttana, un ufficio senza penny. Ma che cazzo? Devo Minchia, ristrutturare, manca tutto. ristrutturare, comprare solo una penna. Però, trovato No, qua, beh, qua, qua, bene, manca trovato. pure la sedia, Ha guarda. L'hai trovato, trovato. trovata? Io non l'avevo vista. Allora, 555. Ok. 66 Sì, ok. 579. 555-66779, giusto? No, 579. 579, Vieni, ti faccio vedere dove devi timbrare, ok. vieni. Ok, perfetto, va bene. Timbri qua. Io ti ho messo come vice perché tu puoi vendere, acquistare e uscire veicoli. Ah no, io Per solo fare la vendo. fattura e vabbè, per uscire veicoli. Ah, ok, va Ah, bene. tu vuoi solo vendere senza acquistare. Ok, allora tu gli dici che per acquistare deve Sì, no, passare. io non voglio Ok, come vuoi, se tu responsabilità. vuoi fare, No, non ti perché se poi preoccupare. mi fa truffa io non sono esperto di macchine, E veramente. vabbè, poi piano piano lo capirai. Allora, fattura è muscoletto a Formula Ok, 5. certo. Gestione fattura. Ha visto? Sì, ecco qua. Sei a fattura. Ah, ok, perfetto, sì, conosco. Va bene, va bene. Ok, tutto semplice. Ah, sì. Qualsiasi cosa mi chiami, quando vuoi. Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo. Ma di che? Grazie mille, eh. Ma di Allora, alla che, vai tranquillo. prossima, ci Alla vediamo prossima. ci vediamo più tardi, va bene? Va Vengo a bene, lavorare, passiamo. voglio vendere 100.000 macchine stasera. Va, e Porca ci sono troia, non si dentro, vai applica. tranquillo. Allora, più tardi, A più posso tardi. andare a riposare qua dietro dove Certo, c'è dove vuoi tu? Spuglio? Dove vuoi tu? Una No, ma panca qua riposa lì, dentro. guarda. Una Là panca. dentro vai che c'è la panchina, almeno Una ti panca siedi. qua, va bene, grazie, ciao dopo. Allora, ragazzi, questo è stato l'ingresso di Hasbulla in città, ragazzi. L'ingresso di Hasbulla. Top di gamma, arrivo subito da voi, ragazzi. Eccomi qua. Questo è stato l'ingresso di Hasbulla in città, raga. Che ci stava tutto, direi. Allora, abbiamo introdotto il nuovo personaggio, raga. Personaggio che comunque piano piano lo faremo, come si dice, lo faremo evolvere in città. Roba da ma, decisamente, raga, decisamente. Era giusto presentarlo. Ora torniamo con Tony, ragazzi. Ma durante la serata probabilmente tornerà anche Hasbulla. Adesso abbiamo due personaggi da ruolare e anche due storie, così che abbiamo due punti di vista della città contemporaneamente. Ora è da decidere ciò che dobbiamo fare con Hasbulla. Hasbulla era un criminale nella precedente vita che poi alla fine ha fatto solo attività legali. Pensavo al fatto che potremmo anche valutare se fare un Hasbulla poliziotto. Perché no, ragazzi, si impazzo, ma ti ringrazio, Gaetano, grazie mille, ragazzi, spero vi faccia divertire. Neanche Tony è riuscito a farti trovare la pega, ma capito, è vero, davvero non ti hanno riconosciuto. Ma certo che mi avranno riconosciuto, Damiano, è normale, lo sanno molti, soprattutto Mario lo conosce bene, lo sa che Hasbulla è un mio personaggio. Eccola qua, è ripartita la City. Vai, va bene, Giorgio, va bene, va bene. Va bene, va bene, ci sta, almeno fai due facce della metà. Esatto, Simo, esatto. Lo dobbiamo decidere insieme, però. Lo dobbiamo decidere insieme, Hasbulla e Guido, grande ste. Poi con Tony Scaletta Catanese arriva, sta arrivando Tony Pappalardo, sta arrivando ragazzi. No, poliziotto no, dice Salvo. Dobbiamo decidere, raga. Ci sarebbe Hasbulla poliziotto, ci faresti ammazzare con le contra... è vero, con le trattative, l'ho immaginato Hasbulla che tratta con i rapinatori. Ora che ci penso, lo United sta facendo cagare quando hai preso quel cappello, è vero, colpa mia, è vero. Allora, eccolo qua, aspettate che... Ritorniamo. La scena ed eccola qui. Ecco Tony. È arrivato, signori. Gli chiamiamo al direttore, vediamo un po' se c'è. Gli diamo un saluto proprio in grande stile. Pronto, direttore? Sono Tony Buonasera. Pappalardo. Come siamo combinati, direttore? Tutto a posto? Call center. Chi è call center? Mi nel call center. Ma che minchia è un call center?
Col centro commerciale grande, con la piazzetta, il labirinto e tutte le cose belle. Ah, ma quello là in alto? Quella non tanto in alto, ma in alto. Ma devo andare a posizione. Capito, facciamo prima, perché mi pare difficile la cosa. Va bene. Ma io sono al casino, posso scendere ora? Certo che puoi. Di scendere sì, ma posso aprire il garage sotto? Aspetta. 1991. Minchia, ora c'ho però la password, mi sento uno di quelli importanti, direttore. Ciao. Ciao, ciao. Ok, chiuso. Perfetto, mi ha mandato anche la posizione il direttore. Vediamo un pochino che cosa ci aspetta stasera. Allora, vai indietro, boom. Posizione e andiamo. Andiamo un po' a vedere. Dice col sender che il direttore ha detto... Capito, Danilo, ho capito male io, ho capito. Bella Calogero, Giorgio, Rosa, Alessandro, grazie dei like, raga. Benvenuti in chat, come state? Ma c'è un elicottero bassissimo, ma che cazzo sta succedendo? Ma c'era un elicottero troppo basso, ma l'avete visto, ragazzi? Boh. No, fermo, 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 porco Giuda, non ci credo, raga, che mi è scappato. Oh, 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 eccola, l'ho trovata l'auto. Vero, bella idea cancellare il messaggio, Simo, bella idea effettivamente, lo cancelliamo subito, andiamo. Ora lo cancelliamo, aspetta prima che la reimpostiamo, prima che non me l'ha messa per qualche motivo X. Aspetta, sbagliato, era così. A posto, ci siamo, possiamo andare, let's go guys. Grazie, mi sto bene, grazie, tutto bene, calò, tutto bene, caro, da un pezzo non ti vedo. No, è vero, devo ritirare anche il porto d'armi, Michael, l'hai detto bene, fra, vero? Bella Pep, Paolo, Simo, grazie dei like. Let's fucking go, guys, come on, andiamo. Buonasera a tutti i nuovi arrivati, signori, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se non l'avete ancora fatto. Stasera la live è iniziata proprio a bomba, regà, sono state donate più di 3000 stelle a inizio live, è successo il panico, regà. Oggi la live è partita con la barra che stava a 3600 stelle, regà, e ora quanto sta? 6700 stelle, cioè rendetevi conto. Scatenati Carmelo e Nico proprio a inizio live, raga, agguerritissimi stasera, agguerritissimi. Let's go, guys. Bella, Simo, Paolo, grazie dei like, raga. Oh, l'Audi R8, bella quella, la potevo prendere, ma sti Gates. Eccolo, Nico che è tornato, sempre scateratissimo, grazie delle 200, fra. Grazie mille, altre 100, Nico, mamma mia. Fuori controllo, regà, io, regà, veramente, a parte tutto, grazie mille delle 300, Nico, e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno per essere qui in live. E tutte quante le donazioni, stelle e abbonamenti, ragazzi, verranno utilizzate per il nuovo setup, per garantirvi una qualità sempre migliore in live. Credetemi, regà, col nuovo setup arriveranno novità che non avete idea. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora perché voglio portarvi dei contenuti che non ho mai potuto portare perché non ne ho avuto la possibilità, ma raga, credetemi, credetemi. Ci sarà un cambiamento allucinante nelle mie live, spero ne sarete felici. La 12 ore sarà probabilmente questo venerdì, Diego. Ve lo confermerò a giorni. Allora, immagino che io mi debba mascherare. Allora, indossiamo la maschera. Allora, ragazzi, allora, che dovevo fare? Cambiare la voce? Vabbè, lo facciamo appena arrivo su, cambio voce. O comunque dove devo arrivare, non so dove devo andare. Andiamo, bella Paolo, grazie del like, fra. Buonasera e benvenuto in chat. Saranno qui sopra probabilmente. Aspettate che cambio la voce. Ah, devo attivarlo, cazzarola, vero? Devo attivarlo. Bella Paolo, grazie alla condivisione, fra.
Barra che nel frattempo è salita alle 7000 stellozze, raga. Ah, mamma mia, che grandi che siete, grandi. Allora. Vediamo un po'. Là. Questo ci ha detto che stava sotto copertura. Buonasera. Stava indagando. Buonasera. Stava indagando appunto sul Tacos. Ci ha detto anche il nuovo proprietario chi è, però sinceramente non ricordo attualmente il nome. Toto. Ah, giusto, Toto. Right. E ci ha detto appunto che loro no, Ale, già fatto Tacos perché avevano trovato della droga, dei soldi sporchi e altre cose del genere. Ovviamente non mi hanno detto tutto, questo poco ma sicuro. Non mi hanno detto se hanno indagini aperte anche sui ragazzi che stanno, diciamo, sotto Bruce e tante altre cose. Io non mi sono potuto esporre più di tanto perché comunque stavamo parlando tramite radio, quindi ovviamente non potevo fare. Sapete che grado è questo? Il signor Eric Anderson. Sì. Sappiamo solo che è un agente. Sono appena entrato, Vito. Sono appena entrato. Quindi con Tony fa parte di un reparto. La novità di stasera è Ash Bull, il nuovo personaggio. Buonasera, Enzo. Come che stai? Da cui mi hanno detto posto, è uno. Ma in realtà, se esiste un reparto, è facile pensare che non ci sia solo una persona sotto copertura, ma più di una. Se no, non mi vai a creare un reparto intero per poi mettermi un agente solo sotto copertura e basta, no? Grazie. Non lo so. Non penso che siano tanti, però. Darebbero troppo nell'occhio. Ah, quello sicuro, però neanche una sola persona, credo. Non lo so, senza dubbio dobbiamo tenere gli occhi aperti sempre. Perché è possibile che se ce ne sta uno ce ne stanno pure altri. Ovviamente. Però ripeto, non credo che siano tantissimi. Bene, bene. Mi devo complimentare con voi. Questo c'è stato di grande aiuto. Siamo un gruppo di amici e ti seguiamo tutta la serata. Corigliano Calabro, un salutone a Damiano e a tutto il gruppo di amici di Damiano. Un bacio, raga. Senti, come vanno a fare invece? A polvere bianca? Sì. Ho portato 5 kg giovedì e altri 5 oggi. Avevo la voce modificata. Comunque di nuovo un saluto a tutto il gruppo di amici di Damiano da Corigliano Calabro. Un bacio. Grandi, regà. Avevo la voce modificata, pardon. Però al lavoro non ve rompete il cazzo. No, abbiamo fatto questo patto, al lavoro no. Fuori dal lavoro possiamo fare tutto. Buono. Fino a che qualcuno non lo rompe. Esattamente. Scusate. Mi è appena arrivato un messaggio. Defcon 3-0. Ecco, devo parlare giusto di sta cosa pure. Non con voi, ma con tutti quanti. Tutti sti Defcon mi hanno rotto i coglioni, non fanno bene all'aria, non fanno bene a affari. Mi sa che questo è per quello che grazie delle 10. Non c'è posto a Defcon a settimana, regà. Grazie mille. Mentre ce n'è 2-3 a settimana. Per la Coca-Cola. Sta settimana abbiamo fatto il boom. Vabbè, ma questo qua è una cosa che andiamo a risolvere. Per il momento, dai, dateci la roba e pagateli. Chi c'è la roba mi posso dire come è macchina. Ci avete pure i soldi sporchi, no? Non ancora, dobbiamo fare il giro delle famiglie tra poco. Va bene, portatemeli tutti insieme alla prossima consegna. Certamente. Sì, Nico, allora lo copro. Effettivamente, come dici tu, è qui sotto la cam. Guarda, è proprio qui sotto. Vedete che è qui sotto la cam. Però, regà, lo copro perché quando siamo in macchina, lì spunta la mappa. Per evitare che si faccia metagame, ovvero che qualche giocatore magari guardi la live e veda dove siamo in un determinato momento. Sta guardia. Magari in una situazione di un rapimento, copriamo la mappa per quello, capito? Sì. Per questo qui, Nico. Grazie al like e alla condivisione, Gaia. Ma lui non sa, no? Che voi sapete? Beh, avendo parlato con il vice comandante tramite radio, probabilmente l'avranno avvertito, perché diciamo era l'unico modo per parlare con lui. Non siamo riusciti a rapirlo.
quindi abbiamo preso i due poliziotti, che tra cui era uno, era un certo Francesco Bobo, che era capitano, però da quello che mi ha spiegato non è un grado effettivamente tanto alto. Grazie del like. E un altro che era un certo Bobos, che invece era un agente semplice, un agente scelto. Quindi questo qua probabilmente non starà manco più con Bruce. No, in realtà detto che doveva essere probabilmente trasferito, che non faceva più attività sotto copertura. E nulla, noi abbiamo preso, io ho detto ok, allora parlo in radio con il tuo capitano, con diciamo chi di dovere. Ho preso la radio, sono entrato nella radio della polizia e ho iniziato a parlare con il vicecomandante, perché il comandante non c'era, detta loro. Ho parlato con lui e gli ho fatto domande su chi avevano sotto copertura e lui mi ha fatto questo nome. Quindi voi allora, questo qua non ce l'avete la faccia, c'ha stasera. La Bruce però. In teoria dovrebbe avercela Bruce. C'ha per forza Bruce. Eh beh, era uno che lavorava al Tacos, quindi... Appunto, Bruce è stato avvisato? No, abbiamo solo parlato con voi di questa cosa. Non lo so dov'è Paolo, boh, non lo vedo da un paio di giorni. Quindi Bruce ancora non sa un cazzo, questo potenzialmente potrebbe ancora stare... Noi, allora, da quello che sappiamo, questo agente se n'è andato da sotto copertura, quindi è molto probabile che non stia più sotto Bruce. Dobbiamo risolvere anche il discorso. Però della... noi abbiamo preferito parlarne con voi e sapere cosa farcene di queste informazioni. Essendo che nessuno ci ha detto di avvertirlo altro, abbiamo preferito rimanere le cose come sono. Hai il plan? Però molto probabile che una volta che diciamo il tuo comandante ti dice guarda, sanno tutto su di te, ho fatto il tuo nome, beh, non credo che la gente sia così stupida da rimanere ancora sotto copertura. Grazie del follow, Vincenzo. Certo, mo però scrucciolo mio è che io mo voglio a questo. Lo so. Dobbiamo sicuramente, cioè sicuramente. Bisogna vedere se non ha cambiato nome, se... No Paolo, però l'abbiamo beccato, non hanno fatto Galli. Qualcosa, no? Sicuramente qualcosa per proteggerlo, ma non lo sappiamo sanno nemmeno loro, l'informazione forse. L'avranno fatta. Però dici la fedina dovrebbe identità. Essere pulita, Paolo. Sì, cambio di documenti. Sarebbe la cosa più plausibile. Queste... Sì, però questo non vuol dire che non si può venire a scoprire chi è, come si fa, diciamo, come si fa a riconoscere adesso, no? Sì, dobbiamo, sì. Va bene, parlo un attimo con Bruce. No, ancora non lo sa, Davide, non sa manco di me. Il direttore mi ha detto di evitare di dirlo per il momento. Allora, non abbiamo fatto proprio. A posto. Allora dai, mo va avviso per sta cosa. Perfetto. Okay. Signori. Se vedemo presto. Signori. Signori. Vedremo magari... Signore, se più tardi devo fare un lavoretto, mi chiamerò per la mia scorta. Certamente, sempre a disposizione. Perfetto, signori. Allora, noi togliamo il disturbo. Buona serata. Buona serata. Arrivederci. Oh, signore, buonasera. Aldo. Buonasera. E qua, ca. Buonasera, io. Ma hai detto che fai scuotto, vedi? Dimmi tutto, poi. Come siamo se riusciamo, dobbiamo sentire un attimo Bruce. Lo so, dopo l'altra famiglia sentiamo. Se riusciamo a piastare guardia, è tanta roba. Falli venire qua. Scusate, ma non ce l'aveva già legato Bruce a sì, quello là. Dobbiamo sentire questa guardia, in teoria, questa qui che hanno avuto loro. C'è la Bruce legata in cella. Dobbiamo aspettare solo una chiamata da Bruce. Perché io stavo a pensare giusto a una cosa. Potremmo l'illuminare direttevole. Questo non dovrebbe essere un altro grado. Vai, però è uno aspetto, che lavora sotto copertura, quindi molto probabilmente c'è accesso a una cifra di informazione. Dipende, non dovrebbe essere un altro grado da vedere, perché parliamoci con questo.
Va bene. Se hai intenzione di parlare. Beh, se non c'ha intenzione, se non c'ha intenzione di parlare o collaborare, crepa. L'unico problema è che, visto che lui sa, perché è stato avvisato dal capo, non lo useranno più per fare la gente sotto copertura. Perché l'idea mia era continuare a farlo. Dovevamo agire con meno prepotenza, dovevamo agire più nell'ombra. Il discorso è stato diverso. Il discorso è stato che questo tizio ha confessato a Bruce di aver detto alla polizia, insomma, di aver raccolto informazioni su Bruce, su tutta la famiglia e anche su di me. Quindi quello è il discorso. Se Bruce giustamente appena l'ha scoperto, l'ha confessato sotto tortura, certo, o gliel'ha confessato? Certo, una volta che l'aveva catturato, appena l'hanno beccato, capito? Quello è il discorso. L'idea mia era di fargli far doppio gioco, di farlo, infatti, essere sotto copertura. Certo. Scoprirlo in tempo e lavorarci così non sarebbe stato male. Ma ormai i guardi lo sanno. Cioè, ormai è tardi, ormai anche lui stesso è legato, voglio dire. Ormai può finire solo sotto terra. Bell'Attilio, grazie del like. Sì, non penso che ci siano molte alternative. Ci serve più un cazzo. Vabbè, allora parliamo con i bianchi e poi c'ho... vorrò il piacere di parlare con Bruce. Uno per sta guardia e due perché gli devo dare una svegliata a sto ragazzo. E quando il direttore K, tu Pop, lo riterrete opportuno, mi rivelerò a Bruce, insomma, nella mia nuova posizione, che lui ancora non sa e praticamente ha perso i miei contatti all'improvviso. Ti posso dire una cosa importante? Ma questo in realtà sta a te. Sì, K, dimmi. Ma l'hai vista la nuova giacca di Tony? L'hai visto? Sì, ho visto. La nuova, visto. C'ha sempre queste giacche colorite, queste. Sta qua, nuova, guarda con qua. La regina dei cuori. Ti piace? Ma questo è Mondo Marcio. Minchia è Mondo Marcio? L'aveva sentita la regina dei cuori di Mondo Marcio. Pure bella. Ai, ai, ai. Vabbè, comunque. Sì, è molto bella. Grazie, grazie. Che puttana, che tipo. Comunque, questo qua sta a te, fra. Sai te che devi... Dimmi se... Anche perché, ma a che cazzo ti serve, scusa, coprirti così? Ma se effettivamente girano di queste informazioni anche su di me, sono arrivato alla polizia, è bene che non mi vedano a vostro fianco qualora dovesse succedere qualcosa. Quindi è per tutela tua personale? Sì. No, veramente. Anche vostra, più che altro. Più che nostra. Check. Sì, Davide. Va bene. Sì. Call center. Ragazzi, armi e dispositivi. Arrivati. Sì, Donny, sono il call center, non ha un civico. Io call center, io cercavo call center, Vodafone. Vicino all'828, 827 là. Sera a tutti. Signori, buonasera. Ah sì, non so se lei conosce questi due signori. No. Sono gli zii di Carlo e Alex. Perfetto. Io sono il signor K. Ma scusate un attimo, mi potete scusare un secondo? Un po' K. Certo. Buonasera. Buonasera. Tutto a posto? Buonasera, ragazzi. Tutto a posto, sì? Sì, più o meno. Perché più o meno che è successo? Ma, pensiero. Sempre positivo, sì. Dipende dai punti di vista.
Vabbè, basta che pensa sempre positivo e andrà bene. Ancora Ciao no, zio. Francesco. Ciao Anto. Mi scusi un attimo, sì. Scusatemi. E allora che si dice, Mr. Marik? Tutto a posto. Si Lui va avanti. è mio fratello, il signore di cui parlavo l'altra sera quando ci siamo incontrati. No, ieri sera Molto loro sono stati piacere. permati, Paolo, sono dei nuovi Piacere PG. mio. Ieri sera c'è Marik. stato il loro perma. Io mi chiamo Carlo, sono il padrino di Carlo, purtroppo quello che non c'è più. Piacere. Piacere. Johnny Gambino. Piacere, Carlo Gambino. Piacere, Daniele Proietti. Voglio fare condoglianze, ma dolore la vostra perdita. Grazie. No, ma che brutto, regà, Però no, purtroppo no. a volte si parla troppo. E mi dispiace di tutto quello che è successo. Spero che voi siate fatti di un'altra pasta. Purtroppo Siamo qua per sistemare le cose. quando si fanno i picciole danno un po' al cervello. I picciotti erano giovani, anche se erano già formati, hanno fatto un errore e hanno pagato. Se l'avessimo fatto Wage, l'avessi ammazzato io. Voi, Mascherano. d'altronde, sembrate invece Però, uomini d'esperienza. Rema, la maschera. Sì. Gente che per strada ci sa sta. Hanno pagato la giovinezza. Ancora condoglianze. Come ci avete in Grazie. mente di sistemare e di gestire la situazione? Noi intanto porteremo avanti il business che avevano i nostri nepoti. Continuiamo a fare quello che facevano loro. Per quanto riguarda la causa Anche se non della si morte dei potrebbe nostri fare in nepoti, realtà, mi sa, per Bibbia. intanto io a questi stasera me li vado a prendere e ci faccio una bella chiacchierata. Ma li terrò ogni 2 giorni, subiranno un rapimento da parte nostra per prendere quante più informazioni possibile. E al momento opportuno li faccio saltare all'aria. Ci vorrebbe andare a prendere stasera? La causa della rovina di mio nepote. Ah. Volete far scorrere un sacco di sangue, insomma. Mio nepote ha sbagliato, ma lei è stata velenosa, per quanto mi hanno detto i ragazzi. Ricordate, e guerre al mondo, la storia insegna che si fanno per 2 cose, i soldi e Scusate, devo risentire. pa' figa. E sono le stesse cose che te ponno fotte. So belle tutte e due, belle da morire, ma sono arma a doppio taglio. A me di fare le guerre non mi interessa. A me interessa vendicare la morte di mio nepote. Perché se mio nepote è arrivato a questo punto, si vede che lei l'ha fottuto. Cercate di far tutto in maniera più discreta possibile. Non fate scorrere troppo sangue, perché il troppo è nemico del giusto. Oh, comunque un secondo personaggio non può tornare con motivi di vendetta nei confronti di un Stasera altro abbiamo personaggio, eh. portato Non si i potrebbe carichi di fare. roba che erano stati prefissati. Ci sono 100 kg di marijuana, 10 per ogni famiglia, e i 10 kg di cocaina che abbiamo fatto noi. O per meglio dire, i miei nipoti insieme a questi ragazzi di Giamme. Bene. Controllate che ci sta tutto, regà. A chi passiamo le valigie? Allora, chi c'è la roba venga con me, mi seguo La polizia a vedere. con No, non si può, proprio per regolamento non si può, Simo, eh.
Cioè, proprio per regolamento non si può fare questa cosa qui. Sono arrivato ieri e già Ma oggi infatti, avevo una Paolo, ti legottola della mandavo polizia messaggi. intersa. Vai, ma poi me lo passi. C'è Star Defcon. Scrivimelo qui su Proprio perché Facebook. sa scorre troppo sangue. Esatto, sì, ho capito. Ecco perché ti ho Esatto, detto che è troppo il nemico del giusto. hai detto bene, non si può La fare vendetta questa va cosa. Però, bene, vabbè, ma prima ognuno. vengono affari. La vendetta ci sta sempre tempo per farla. Si dice Sì. apposta che è un piatto che va gustato freddo, Ma io non ho detto che le ammazzo stasera. Io ho detto che ogni 2 giorni subiranno un no? rapimento da Esatto, parte mia. Alessandro, esatto, esattamente, Gli devo esattamente. Ma io non rendere la vita voglio. impossibile. Ma guarda, io non voglio dirvi come fa, come sbriga i vostri affari. Quello lì lo dovete fare voi. Vi sto solo a mettere in guardia. È meglio fare una cosa, è meglio una toccatina pungente che scatenare un Oh, il pordenone. persiano, signori, grazie del like e benvenuto in chat. Come stai, fratello La mio? penso come a Tutto a lei. posto? Tutto a posto, Percy, ti voglio bene, fra. Come se tu con una spulla sei già... Esatto, sì, esatto, non sarebbe corretto, però, regà, comunque, io seguo il regolamento, chi non lo fa. Che poi questi in teoria GG, stavano a chapeau, cioè. lavorare sotto il tuo nipote. Mi spiace per loro, No. regà. Let's go, guys, andiamo. Ed è stato proprio questo l'errore. Beh, che io sappia, volevano lavorare. Volevano Bella Francesco, grazie del farli like, lavorare. fra, benvenuto No, in non volevano. chat. Ma forse era l'intenzione di mio nipote. Però a quanto pare la signorina è stata abbastanza velenosa da mettergliela nel culo. Scusando la frase, signora. Ma? Figurati. Aida. Insomma. Fate quello che dovete. Comunque, siete già stati informati, voi l'avete già incontrati, i signori? Ok. Comunque, penso che sappiate, perché se già avete portato tutto, Sì, conoscevate bene i io traffici del vostro nipote. a prescindere da questo, io ho trovato intanto dei libri contabili che teneva mio nipote in casa, Esatto. che aveva degli appuntamenti con delle persone per recuperare i carichi. Poi, diciamo, con l'aiuto pure dei ragazzi mi hanno illustrato un po' la situazione. Ma a prescindere da questo, io puntualmente mandavo delle spie dalla Sicilia per tenerli d'occhio, perché i picciotti ce l'ho mandati io qua. L'ho buttato per strada per fargli fare le ossa. E voi li avete accolti. L'abbiamo accorti come fossero figli. Per questo siamo rimasti Grande tanto Paolo, delusi. va Questo mi bene. Let's go, dispiace. raga, spammettilo di emoto abbonato, che dite? Grande, Mario l'ha fatto partire prima che lo dicessi, grandi. Io a vostro nipote gli ho sempre detto che posso dar tanto. Le mani mie possono essere una montagna d'oro o un sacco di piombo. Le persone fedeli, le persone che lavorano bene, le persone che hanno la capoccia sulle spalle, allora sicuramente ci avranno una montagna d'oro se seguono a me. È giusto che sia così. Lei deve pensare che Grandi, io e mio raga, fratello guardate come eravamo già in espandono. Gen, pensione, grazie del perché a noi in Sicilia like. non ci manca niente. Grandi, raga, let's Abbiamo un go, guys. impero. Siamo venuti qua per risolvere le situazioni che si sono create. E E poi che penso che ci ci avete intenzione di riusciremo. fare? Una Una volta volta che siamo risolti. qua, penso che rimarremo. Questi ragazzi hanno bisogno di una guida. Hanno bisogno di una persona che li possa portare avanti. Ok. Quindi volete allargare i vostri orizzonti? Esatto. Grandi, guarda come In Sicilia stanno abbiamo pure il spammando, commercio delle grandi. Troppo olive, forte smulla, ti è delle piaciuto arance, dei limoni Christian? e Grande. dei sottaceti. Tutta produzione siciliana. E magari ci infiliamo pure dentro qualche bustina di cocaina e la spediamo giù. Ero con la voce modificata, grandi raga, con lo spammettino, grazie a tutti dei like e benvenuti in chat. Signori, vi ricordo, tra l'altro, Buono. potreste avere 100 stelle gratuite controllando giù in basso Avete preso tutto Candalbox dai della signori? chat. Cliccando sulla stellina potreste avere 100 stelle gratuite che andranno a riempire la nuova barra che è partita questa sera e che finirà il 31 dicembre, Kappa. ragazzuoli. Let's go, guys! Come on, grandi! Avete preso tutto dai signori?
Stanno arrivando i sordi. Bella Gioele, Marco, grazie dei mi piace. GG Mister T grande, Cristian. Allora, raga, allora, vediamo un pochito, vediamo. Bella, Nico, grazie delle 200 stellozze, fratello. Grazie mille, Nico. Grazie, fra, grazie di cuore. Grande. Grazie, grazie, Nico. Grandissimo. Tra l'altro, signori, vi do una breve news. A giorni, finalmente, forse, buonasera forse a tutti, arriveremo comunque fuori col nuovo membro. Buonasera. Buonasera. Finalmente. Buonasera. Finalmente arriveremo fuori col merch Mitrex, regà. Dai, che manca veramente poco ormai. Ci siamo, regà, ci siamo. Allora. Proprio ho fatto tutto. A posto. Ma c'è qualcosa che mi volete dire in merito a mio nipote? Anzi, ai nostri nipoti? E magari non so. Non c'è niente da dire, purtroppo. Solo un voto che hanno lasciato. Posso dire che fino all'errore che hanno fatto sono stati degli ottimi ragazzi. Sempre è per quello che hanno lasciato un voto. Non hanno mai sbagliato. Diciamo. Va bene. Sì. Prego, prego. Chi è che parlava? Io, signore. Sì, mi dica. Diciamo che nella sicurezza delle loro parole hanno intoppato. E pensando di farlo per il bene hanno sbagliato, perché per il bene qua si fa soltanto la fame, e loro, pensando che la fame fosse un gesto che andava colmato con delle persone che pensava che li portasse dei soldi, ha intoppato, perché quelle persone davanti a loro non gli hanno mai detto che avevano bisogno di mangiare. Sta tutto lì. Quindi lei mi sta dicendo che questa persona che l'ha portata alla rovina non ha fame? Mi è sembrata una persona che volesse fare il doppio gioco. Ecco. Michael, in teoria non Poppo, l'ha capito in teoria subito, Poppo, però Michael. Noi purtroppo abbiamo delle regole da rispettare. Chi sbaglia, bello, benvenuto in chat. Non ha un secondo fine. È giusto che sia così. Come ho già detto, se non lo facevate voi, lo facevo io. Perché a me già le notizie mi erano arrivate. Le regole sono regole. Però se alla ragazza fame non ne ha, gliela faccio venire io la fame. E poi gliela faccio passare. Non sazia. Non sazia così. Cioè, non c'è cosa più più pesante del piombo nello stomaco per saziare una persona, quindi comprendo ciò che vuole dire. Anche se i miei nipoti hanno fatto degli errori, il sangue è sangue. E se lei l'ha portata alla rovina, come ho già detto ai signori qui davanti a me, al momento giusto, farò la cosa giusta. Sta a voi muovere bene le pedine. Ricordatevi sempre che l'avversario potrebbe sapere la vostra mossa. Poi è partito lo spam convulsivo. L'ho notato, Paolo, però l'ho notato. Grande, fra, grandissimo. Come una partita a dama. È bravo chi fa scacco-matto. Va bene così. Signori, se non c'è altro, noi andiamo. Potete andare. Se rivede ma la prossima consegna. Grazie, signori. Arrivederci, una buona, buona serata, serata a tutti. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.
Deve arrivare qualcun altro pop. C'è Bruce da qualche parte. E adesso siamo già qua, Bruce. Ah, posso, posso. Ma ditemi una cosa, io a Bruce gli devo dare ancora il mio contatto per la vendita dei gioielli. A lui non gliel'ho dato ancora, glielo do ora. E daglielo. Va bene, ora glielo passo. Sì. Bella Benny, grazie del like, buonasera, bello, benvenuto in chat. Dopo te lo do. Grazie. Allora. Quanto sei fatto i capelli freschi tagliati, ombre, stasera? Sì, sì. Che dici, Ga? Ci ha chiamato Bruce che c'è il porco, ci sta aspettando noi. Vedo la lametta bella definita. Levamosi da qua, non mi piace, sta sempre sullo stesso. Dobbiamo andare a noi che c'ha il poliziotto. Dove sta? Ah, ce l'ha. Lo chiamo subito. Oh, dai, comunque i zii mi sembrano gente seria, però sì, sempre da tenerli sotto occhio. Tenete sempre l'occhio aperti. Sì. A me mi sono sembrati un po' troppo scatenati. Noi di qua, vendetta, vendetta. Vabbè, ma è normale che vogliono far scorrere sangue. L'importante è come fanno, certo, la capoccia. Certo, e infatti. Anche perché sennò la capoccia gliela levo, come ho fatto con il nipote. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo scendere perciò? Sì, dobbiamo andare al pacco. Andiamo. Mi serve un passamontagna. Che dici, bello? Allora, che è successo? Ragazzi, no, mi serve un passamontagna. Ah, comunque, direttore, ma dice che ora stiamo andando là da Bruce a incontrare. Sì. Ma poliziotto. Io penso che le vorrei avere 2 minuti precisi in privato con Bruce e con questo poliziotto davanti. L'importante è che non ti scopri la faccia. Vabbè, allora magari faccio qualche domanda senza scoprirmi direttamente. Sì. Tony, buonasera. Buonasera a te, tutto a posto? Buonasera, Tony. Sì, sì. Passa montagna. Ragazzi. Ciao, buonasera. Sì, sì, sì. Oh, sì. Ciao. Allora, ragazzi, un attimo. Questo è tutto a posto? Porco, ci stanno aspettando da 719. Tutto bene. Sto facendo posto arrivare anche i gialli da proteggere. Bravi. Ok, ragazzi. Tutti in macchina, andiamo, dai. Muoviamo il culo, dai. La Cristian, grazie del like. Sì. Sto qua, vedi. Posso salire qua con voi? È certo che puoi salire. Sto bastardo poliziotto lo conosco bene. 719, giusto? Sì. Lo conosco bene questo qua, Pop. È un pezzo di merda. Quando ero in famiglia con Bruce, credimi, che ci fedavamo di lui proprio come un fratello. Oh, lo bastardo che è. Ma questi sono del mestiere, eh? C'è da dire che veramente. Cioè, sicuramente noi abbiamo sbagliato, eh. Minchia, però. Sì, non si è fatto scoprire. Aperti, anche minchia, perché quando ti mettono uno del genere vicino, non è che ti mettono uno che è nato ieri. Deve essere. Non è che sicuro, vengono dalla montagna del sapore. Sicuramente esperienza ne avrà avuto, e come? Esatto. Certo, magari voi avete peccato di un'esperienza. E vabbè, si impara dagli errori, si dice, no? Però non ve biasimo, gli infami stanno dietro l'angolo, stanno capito, inga, ma non ce lo aspettavamo mai proprio. Una volta queste mani ho dovuto ammazzare un fratello, una persona con la quale sono cresciuto dal niente. E non è mai facile. Facevamo di tutto insieme. Abbiamo cominciato a rubare i motorini. Sai, no? A fare contatti ai scarabei. Lavoretti di quartiere. Ma erano più che altro bravate. Ci andavamo in giro, ci facevamo qualche impennata. E poi dopo lasciavamo su un ciglio della strada. Facevamo tutte stronzate insieme. Ci siamo costruiti un impero. Poi un giorno ha deciso di cantare. L'ultimo che mo sarei mai aspettato. E poi sempre così, no? Da quelle che non ti aspetti, quelle che proprio sono i più
Dici quelle che non te li aspetti mai, che te fottono, e invece. Esatto. Grande Dani, bentornato. Era un fratello. Ivan. Mi si è spento mezze le mani. A volte abbiamo decisioni difficili, do. Predamo perenne. E questa è la nostra vita, è fatta anche di questo. Ce lo siamo scelti, abbiamo scelto questa vita, ce ne dobbiamo prendere le conseguenze. C'era da scegliere l'impero del virus. Cazzo, sì, c'ha ragione. Madonna, ma è bellissimo sto range comunque. Questa è l'auto di Bruce. È un grande proprio. Vediamo un pochino all'antenna sopra che cosa ci aspetta, vediamo un po'. Minchia, si è atterrato tutta la... Madonna mia, ma che cazzo hanno combinato? Quello sopra il guardrail, quello che si è tirato tutta la staccionata, regà, madonna. Che panico che si crea certe volte. Eccoci arrivati. La maschera ce l'ho, sì. Devo cambiare la voce. Cambio la voce, arrivo da voi, raga, tra pochissimo. A dopo. Siamo con uno dei signori. Signori, buonasera. Buonasera, signori. Buonasera. Buonasera. Salve. Dove sta il pacchetto? È laggiù nell'angolo. Vedami, ragazzi. Vediamo un pochino. Oh, regà, dove state? Quindi? Datemi un attimo. Dove sta questo? A me sembra datemi una presa per il culo bella e buona questa. Ombra c'è qui? Stavi dicendo di sparare... Fate perimetro. Che vuol dire ombra c'è qui? Che vuol dire, raga? Era qui, avrà avuto dei problemi, è svenuto, non lo trovo, sarà andato sotto qualche palcata. Ah, ok, ok, ok. Vieni un attimo con me, tu. Con chi ce l'ho? Bacio. Ma chi, dottor? Bella Sergio, grazie del like, sta andando a scuola Bruce, è vero Dani?
Guarda Pop, ti piace? Minchia. Ti dona. Ti farei vedere anche la mia, soltanto che se la prendo in mano scoppio. Cazzo, sto aspettando una riparazione. E guasta. Devo dire la verità, neanche a me piace questa situazione, Paolo. Chissà che sta succedendo. Dov'è il poliziotto che cerchiamo? Doveva essere già qui in teoria. Ma in pratica invece non c'è. Non va bene questa cosa, non va affatto bene, raga. Sì, oh, è crashato, raga, sicuro. Ok, sembra che l'aveva spostato uno dei sei uomini. Dimmi. Ma che cazzo? Niente. I dispositivi sempre devono essere spenti perché noi stiamo senza maschera. Ho chiamati per noi, per la nostra sicurezza. Sì, ho capito, ma Cristiano, però la sono in mezzo a troppe persone che non mi possono riconoscere. La voce ce l'ho modificata. Io però detto, armi dici, no, ma le armi è normale che devono tenere. So scorta, però i dispositivi sempre devono essere spenti. La prudenza non è mai troppa. Decisamente. Anche perché che cazzo se ne fanno di quello lì che registrano? Vediamo noi quello lì che succede. Appunto. Sono d'accordo. Ai ai ai, ragazzuoli miei. È stato, sì, raga, è uno dei gialli, stanno facendo perimetro. No, questo è un do cazzo, mi sono rotto i coglioni. Non sei il solo. Raga, c'è poca serietà qua. Signor Panetta. Dimmi tutto. Come stiamo? Alla grande. Bene. Ma non era T. No, lui da ieri è diventato Panetta. C'è una lunga perché storia, perché si parlava di questo poliziotto, no? Che forse ha dato informazioni su di me alla polizia. E quindi il direttore dice che dobbiamo fare cambiare identità, Tony. Allora io ho detto al direttore che mi vorrei chiamare Nico Pandetta. Nico Pandetta? Sì. Io gli ho detto Nico Panetta. E gli ho detto Nico Panetta. Ce l'avevo quello lì per far cambiare identità. E in teoria dovrebbe essere il nostro ex medico. Esatto, non costa in poco. Teoria sì. Vabbè. Ma che soldo messo da parte ce l'ho. Vediamo un pochettino cosa può fare con i soldi che ha lui. Magari non gliela fa tutta la ricostruzione, gliene fa parziale. Vediamo dove possiamo arrivare. In base al tuo portafoglio. Io ho 2,5 milioni. Ci bastano. Mi sa che ti rifanno il sesso. Sesso? Minchia. Forse ti cambiano quello se riescono. E perciò divento Antonina Panettina. Panettina. Antonina Panettina. Ah, va bene, allora devo provare, va bene, si può fare. Basta che cambi. Va bene. Perfetto, aggiudicato. Così almeno puoi fare tutto poi. Si spera. Vabbè, spero. Insomma, da oggi sei il signor Panetta. 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 A quanto pare Panetta. Panetta. Vai, Panetta. Panetta. Panetta, bello. Panetta, sì. Panetta. Panetta. Dovrebbe gestire la droga. Dottor Panetta. Quello è il panetto. Quello è il panetto. Dottor Panetta. Minchia.
titolo troppo alto, cioè dottore mi pare esagerato. Infermier Panetta. Infermiere già è più adeguato. Pottantino. Dovrebbe essere quasi risolto. Bella, mo, grazie del like, Canto, grazie anche a te, fra, benvenuti in chat, raga, come state? Vediamo un po'. Ma ancora non l'hanno portato questo qua? Bella Tony, grazie del like, buonasera e benvenuto. Ma tu devi... Invece è bello. Guarda che ti fermo le note poi, eh. Andiamo a casa. Signor Pop, cosa ne pensa di questo zainetto? Andiamo a mettere il nostro bussaggio. Andando a scuola. Io penso che sta a perdere un sacco di tempo con un pezzo di merda. Ah, quello... Girate, fammi vedere sto zainetto, eh. Ma se è merda. Anche se. Via, a posto. Siamo al completo. Poi, qualche un altro? Li hai finite le elementari? Certo. No, oddio. No. Ha fatto sega pure. Però, no. Vedo che c'è un bel tatuaggio sulla guancia sinistra. Certo. È quello che mi rappresenta. Ma secondo me è che c'aveva una zanzara e dallo schiaffo che si è tirato gli è rimasto il segno. Ah, scusate, il ragazzo che è ruzzolato di sotto l'avete trovato? No. Chi faremo rotolare giù per la montagna? Ucci. Ma è ruzzolato sotto davvero? Ma minchia quanto è ruzzolato sotto. Minchia se è ruzzolato. È ruzzolato parecchio. Poi ha battuto la testa e si è addormentato. Ma sono andati a svegliarlo. Insomma. Io ero venuto prima, però poi aspettavo, lui si vede quando mi ha visto andare via, si è dimenato e è andato di sotto. Si è rotto tutto. Sì, probabilmente. Immagina che ha sbattuto pure la testa. Si ricorda un cazzo. Insomma. Buonasera a te, caro, come stai? Tutto a posto? Benvenuto in chat. Ti chiamo Renato. Per chi è Renato? Scusi, che pacchetto di sigarette è? Che sigarette fuma? Merit Centos. Centos? Merit Centos, sì. Insomma. Io ho detto di passare ai Millos, ma niente. Vabbè. Quelle non finiscono mai. Avevo un grande amico mio, che le trovava da tutte le parti. E che qua è Millos? È un grande. Te, ma più fatta arrivare quelle da Italia? Ma quando mai che ce l'hai tutti nello studio? Non c... Ah, la prossima volta me le metto nella giacchetta e te le do. Che ti devo dire? Ma come tutti con queste maschere? Ma che carnevale, oh? Vogliamo fare dopo tutti Cucut e te. Tanto non se lo ricorda mica questo, eh? Assolutamente no. Non penso che lo riconta, eh? Ma non penso nemmeno io. Hai visto, si è fatto... Ti sei ingoiato un vibratore, non ho capito. Ma che è? Mio Bruce, ne approfitto nel frattempo per darle il mio contatto, che se ha gioielli o roba da fotti in casa da vendere, può contattare tranquillamente me. Allora, gioielli... Ok, dammi un attimo, eh. Vai 28640. Faccio uno squillo. Lei si chiama? Il signor Panetta. Pandetta? Panetta. Panetta di burro. Panetta. Quanto non cacci qua? Panetta. Ale.
E niente, boh. Cazzo, ragazzi, il direttore mi ha detto... Il direttore mi ha detto che non dovevo darglielo il numero a Bruce, mannaggia la miseria. Che ne sapevo io? Pop mi aveva detto di passarglielo. Io ho chiesto prima. Vabbè, niente, vado a fare una pisciata. Oh. E vabbè. Ma non è tornato più. Vabbè, dai. Cioè, non è tornato più, raga. Famo uno più uno Rollas, dai. Tant'è da puttana. Come funziona Rollas? Niente, praticamente fai la capriola e devi cercare di prendermi mentre fai la capriola, capito? Ah, mentre sto ruotando? Esattamente, esattamente. Perché si può sparare mentre uno fa la capriola? No, no. Allora, tu fai la capriola e io ti devo prendere mentre tu stai a fare la capriola. Ah, ah, ok. E tu uguale a me. Facciamo vedere e poi fate voi. Fatemi vedere, che non l'ho visto mai. Girate di spallo, sì, però andiamo. Oh, chi è? Ecco, è arrivato. Signore, è arrivato, avvicinatevi. È arrivato, raga. Puzza proprio di merda. Quando vuole gli tolgo la benda. Sì, dammi 2 secondi. Te. Che c'è qua? Togli la benda, te. Buongiorno, principessa. Ecco qua l'infame nostro. Come va? Ho passato notti migliori. Ah, stato di gradimento il soggiorno? Un po' fresco. A una certa i lupi ululavano, non era delle migliori. Bene. Ci devi dare delle risposte, lo sai, sì? Sì. Lo sai che siamo l'unici che possono decidere se poi continua a camminare sulle gambe tue o no? Lo sai questo? Ok, me lo stai dicendo tu adesso. Eh sì, Russo fa ridere, te lo dico io adesso. Così mi fa e stressare. Lo vedo, già. Oh cazzo. Poi di sta amichetti mia qua dietro? Uh-huh. Questi c'hanno il grilletto facile, eh? Solo io gli posso dire testa buoni. E io gli dico testa buoni se te collabori. Ok. Ci tieni la pelle? A questo punto direi di sì. Signori, bomba, Calli, era lui l'infiltrato. Ti potrei proporre qualcosa? C'hai 2 opzioni. O mori. Che se ci tieni la pelle, lo scartiamo, no? Direi. Quale sarebbe l'altra opzione? Lavori per me. È vero, Dani, guardalo, guardalo. Mi fa scassare. Lavorare per te, in che modo, scusa? Innanzitutto vediamo se sei affidabile. Se decidi di salvare la vita e di lavorare per me, mi devi far capire che sei una persona affidabile e che quindi puoi essere utile. Perché se non sei utile,
significa che non serve un cazzo. E se non mi serve un cazzo, andiamo all'opzione numero uno. Che preferirei evitare al momento, decisamente. Perfetto. Quindi su una cosa stiamo... Su una cosa qua sì. Stiamo d'accordo. Sì, direi proprio di sì. Come siamo d'accordo sul fatto che fai un lavoro de merda. Lavoro okay. Che te cataloga come infame. Perché te vieni a casa nostra. Controllato. Scusami, eh. Dicevo, perché te vieni a casa nostra e vai a riportare informazioni altrove. Con i genitori, guarda. Questi per strada, sai come si chiamano? Mi fa ridere troppo. Infami. Quindi, amore mio. Sì, è il mio lavoro. Però controllate. Fate perimetro. E siccome tu sei infame dentro, perché se lo fai come lavoro sei infame dentro, devi semplicemente fare infame per me, invece di fare infame per l'altri. Ok. Devi solo cambiare casacca. Quindi adesso tu mi dici tutto quello che stavi a fare, a cosa stava da lavorare, e come... se le risposte sono soddisfacenti, magari ti assumo. Ok, come ho già spiegato a Bruce, sono stato inviato, o meglio, la mia divisione è stata inviata sul campo a scoprire cosa c'era dietro il Tachos. E già dai primi giorni siamo riusciti a scoprire alcune cose che ci hanno fatto pensare bene di organizzare un'operazione sotto copertura. Ok, che cosa sono queste cose che ha scoperto? Nei primi 20 minuti di conversazione con uno dei dipendenti abbiamo scoperto che il Tachos era un'attività di copertura. Di copertura per cosa? Per affari illegali, vendita di armi, così ci disse. Ieri finalmente sentiamo la versione di stazione sotto copertura, che cosa prevede? Assurdo, dopo troppo tempo. Un'indagine, io ero infiltrato nella loro banda. Ho indagato, sono stato con loro e tutto quello che è successo nel periodo in cui ero con loro è stato riportato in un fascicolo. Ce ne stanno altri come te? No, ci sono altri investigatori, ma ero l'unico infiltrato. All'inizio eravamo due, poi ho deciso di staccarne uno perché non mi sembrava. Ricordate che solo se mi dici la verità poi lavora per me, eh? E quindi serve a ta vita una conseguenza. Questa è la verità. E se io ci avessi informazioni diverse? Vuol e tu mi stessi a dire una bugia? Vuol dire che si sbagliano. Io comando quella divisione, so cosa succede là dentro. Ma non mi pare che si sbagliano. Perché tu stesso adesso mi hai detto che all'inizio stavate in due. Sì, ma l'altra persona non è entrata mai sotto copertura. Non era con me nell'operazione, era semplicemente di sorveglianza, fino a che non gli ho detto di staccarsi. Sorveglianza di cosa? Di incolumità tua? No, sorveglianza è un termine che si usa preventivamente per certe indagini noi nel dipartimento, ma vale a dire che le indagini partiamo in due, se vediamo che non è necessaria la presenza di due investigatori sul campo, ne stacchiamo uno per esigenze future di altre operazioni. È chiara come risposta? Ma sento un tono sarcastico. Non ero sarcastico, volevo essere sicuro che avessi compreso bene la situazione. Ho compreso bene la situazione. Non mi permetterei mai del sarcasmo in questa situazione di merda in cui mi ritrovo, sinceramente. Però ancora non mi fido di te, non sei riuscito a farmi fidare di te. Posso fare una domanda? Vai, chiedi. Mentre era infiltrato all'interno di questa organizzazione, come comunicava con la polizia? Non comunicavo tramite radio o telefono, semplicemente facevo rapporto da remoto e il tutto veniva scaricato nei file del dipartimento e poi inviato in procura. Raramente ho avuto contatti con colleghi, sia per la mia incolumità, sia perché erano impegnati in altre operazioni. Bene, quindi tu c'hai accesso a sti file? Li ho scritti io. Ma c'è accesso a tutte il portale dell'organizzazione? Sì, ho accesso al portale, ma adesso non è soltanto in mano mia. Ovviamente sai pure tutti quelli lì che ci lavorano. Sì.
Chi sono gli investigatori? Te l'ho appena detto, l'investigatore unico che è autorizzato a operare su questo fascicolo sono io. A me sta per culo. Prima mi hai detto che ci stanno due investigatori. Tu mi hai detto che ci sono due investigatori e tu eri l'agente infiltrato. Ok, una volta che quell'investigatore è stato staccato dal fascicolo non gli è stato più permesso l'accesso, sia per motivi di sicurezza che per motivi di strettamente necessari, come non sono cazzi tuoi, non ti riguarda più, sei fuori dalle palle. Bene. Quindi sai il giusto e l'onesto, quell'investigatore che inizialmente era coinvolto. Praticamente le uniche chiacchiere di quel dipendente che ci disse questo fatto che ti ho raccontato. Sono usciti dei nomi o sapete semplicemente delle notizie generali sul Tacos? È presente un database delle persone di interesse riguardanti questa indagine, mi pare ci siano intorno ai 10 nomi, non vorrei dire un errore, dagli 8 ai 10 nomi più o meno, sì. Quali? In ordine di importanza? Sì. Tiger Bruce, Pappalardo Tony, poi è stato collocato a pari grado, se vogliamo mettere, Salvo, Domandino, Blake, poi che altro nome c'era? Lele, che non era proprio pari grado a Salvo, Blake e Domandino, e poi... me ne manca uno degli ultimi che ho conosciuto, Marcus mi pare, uno degli ultimi prima che finisse questa operazione, e anche Bob, sì, 8. Cazzo. Bene. Se ne potevo andare un attimo a un posto più aperto che qua? Sì, mi manca l'aria. Un po' claustrofobico, concordo. Se mi potete slegare magari vi seguo. Scusami, mi è partito il dito. Abbi pazienza. Scortalo, Tony. Sì. Ti. No. No, Pop. Davanti a tutti, no. No. Dove sta Bruce? Mannaggia, non lo doveva dire il nome, Pop, mannaggia, non lo doveva dire Tony davanti a tutti. Alza la voce, forse non ti ha sentito. Mettete tutti dietro di me, per favore. Vedi, Bru, sei il suo primo in ordine di importanza. Bene, perlomeno sono importante per qualcuno. Sei importante per qualcuno? Sì. Ma ti rendi conto nella merda in cui ci hai messo? Io non ho messo nessuno nella merda. Non sì. È stata colpa sua. Amore mio, per negligenza tua e perché sei stato poco sveglio. Esatto, Alessandro. C'hai avuto una guardia dentro casa fino a oggi. E sta guardia? Sì. Ha scoperto parecchio. Non abbastanza. Non ci è arrivato. Ok. Se ci arrivava?
Se ci arrivava era un uomo morto. Lo so, fa parte di questo lavoro. Gli errori si pagano a caro prezzo. Ho accettato perché so come può andare a finire. Questa volta speriamo vada a finire bene. Vedi, Bru, una cosa hai detto giusta. Gli errori si pagano a caro prezzo. E mo t'ho sparato su una gamba. Amore mio, io a te t'ho dato tanto. Aia. T'ho dato tante possibilità, ma ogni volta ci pisci sopra. Cazzo. Penso sempre che te puoi svegliare. Cazzo. Ma non te svegli mai. Sto pezzo di merda poteva arrivare a noi. E succedeva un casino. Non aspettavo proprio, porco Giuda, regà. Questo perché sei troppo facilone. Te devi svegliare. Devi capire che a sto mondo come te pieghi te sei culo. No, non è ferma, Vito, non è ferma. Fatelo fuori a questo. Quello è il perme del poliziotto, raga, non di Bruce. Ando sta il vice di Bruce? Sei arrivato tu, e tu te capander. Stava qua da solo. Con la ragazza, sì. Chiamami la ragazza. Signorina? Ragazzi, portate Bruce da quella parte e curatevi la ferita sulla gamba. Si metta davanti al signor T. Faccio io. Ma... Il signor T è alle sue spalle. Ok, perfetto. Si è sporcato lo zaino, è vero. Voglio il collezionista. Sei te a seconda in grado? Andate, me ne occupo io. Sì, resti oggi, andate ragazzi. Bene. Per farlo svenire, Adam. Allora, di a sta banda de buiaccari, che voglio il collezionista. I capelli di questo ragazzo, troppo bello. L'ho chiesto già parecchio tempo fa. Ok. E mo' gli ho fatto partire una rotula. La prossima volta gli parte il cervello. Giovedì voglio il collezionista. Se giovedì non c'è sta il collezionista... Non c'è sta più manco Bruce. Aia. Adesso pialo e portalo all'ospedale. Ok. Mi stanno curando da quella parte. Mi stanno bendando la gamba. Ai ai. Potremmo pure andarsene, regà. Hai maiali? Aspetta. Vai. No. Ciao Alessandro, buonasera. Anzi, signori, fatelo scomparire da qua il corpo. Dicevo, però, ciao Alessandro, cioè, buonasera, caro. Non lasciate tracce. Ah, portatele le maiali. Chat. Signori, ricordo a tutti noi arrivati di lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto. Sì, vi sì, ricordo sì, che potreste anche avere 100 stelle gratuite da donare. Le trovate giù in basso accanto alla chat. C'è una stellina disegnata. Cliccandoci su potreste avere 100 stelle gratuite. Date un'occhiata, regà. Signori. Bella Roberto, grazie del like, benvenuto in chat. Pi?
Ma di che colore la vedi? Sempre rossa. Sempre rossa. Ma no. No, no, guarda qua, ma ti faccio vedere. Ma la tua questa? Sì. Non davate lasciate le palle sul comodino. Scappa. E a questo ce lo siamo levati dai coglioni. Maledetto poliziotto bastardo. Gli avevo dato una speranza di farlo lavorare per me solo per fargli capire che non avrei ammazzato. Però non ha cantato più di tanto. Troppo questi qua, chi nasce tondo non può morire guazzato. Quello è il fatto. Ce l'hanno nel sangue che non devono dire niente. Questi poliziotti. Non lo so. Ogni però sai che c'è, quando c'è un ferro puntato alla testa, te levi tutte le maschere, la maggior parte delle persone. Sicuramente per infiltrarsi in quel modo vuol dire che era stato addestrato bene anche a queste evenienze, eh? Ma lo sapeva pure lui che era un uomo morto, lo sapeva che stava sì, bluffando. Sì. Signori, una curiosità, ma questo motociclista che su non c'era? Chi è? No, c'era su. È la signorina sicuri? Con i capelli metà bianchi e metà neri. Andiamo al casino, raga. Diamo attenzione a questi motociclisti, che come hanno inculato i due ragazzi che ieri sono morti, non vorrei che inculino a noi, E anche questo è vero, cazzo. Questo motociclista qui, chi è? Mi pare la signorina quella là, però non lo so. Esatto. E siccome esatto, quella che ieri io ho ammazzato era una signorina. Può rientrare, ma con un altro personaggio. No, ma la moto Alessandro non mi sembra quel quello. Il personaggio è morto. Bella, ma come stai? Tutto a posto, lei? Tutto bene? Fermo, vedi che rallenta, sì. Si ferma. Sì, questo sì. Signori, col radio, chi era la ragazza in moto? La motociclista non me la cade. Che grande, fra. Siete sicuri? Ok. Per evitare regolare. Che inculino anche a noi, La conosco, no? Sì, Tiffany. Ok. Che gran nome. Tiffany. Ah, potevano chiamare Alessia, Francesca, Giovanna. Secondaria, ragazzi. Ai. Che male. Raga, meno male che abbiamo le cinture. Ah, meno male, veramente meno male. Rispettiamo gli stop. A posto. Certo, non sia mai che non rispettiamo lo stop. Per cortesia. Che magari il maresciallo ci fa il verbale. Un problema è. Ma senti, ma mentre siamo qua ci passeresti a centrale, che è un attimo. A chi? Solo a te. Solo per te. Ma proprio tanto è qua il centrale, qua di fronte, un secondo ci vuole. E così mi prendo il motorino che stasera proprio non ho avuto modo di farmi un giro. No, facciamo una cosa, siccome voglio essere in sicurezza con la situazione, ti lascio la macchina e me la butti lì. Va bene, sì, ti do sì, le chiavi, sì, ti do le chiavi, sì, la chiudi e la lasci lì. Ma te la metto nel garage se puoi. Anche. Te la posso nel garage. No, scorso Alessandro è legato al PG invece, certo che è legato al PG, funziona così, il permadet infatti è... Cioè, non bisogna farsi fare il perma proprio per sto motivo, perché, regà, perdi tutto col perma, perdi il tuo personaggio in tutto o per tutto, in qualsiasi cosa hai fatto. Poi sì, ma tu ci poi sono non puoi salire su, ancora. Ah, vero, c'è cioè, quel fa, vabbè, allora lasciatemi qua a me, voi andate sì, su. Sì, ti lascio... Ah, no, però mi hanno assunto, ora in realtà posso salire. Allora posso. Ma poi devo tornare di qua, quindi... No, puoi uscire anche da su. E poi quando torno, eventualmente torno dal garage normale. Tanto voi sarete nella là sopra, no? Nella... Sì, su. Dove c'è l'ufficio di Pop. Ma che cazzo d'entrata è? Hai visto Pop? Ogni sera scoprono zone nuove. Ieri sera, te lo giuro, con Ombra ci siamo fatti tipo tutto il giro del palazzo. Ah, t'avevo detto che era enorme. No, ma sì, una ma cosa allucinante. Ho sistemato tutto, ho fatto venire il tecnico, ho fatto aprire la serranda lì. Ho messo gli ascensori.
Io mica me lo ricordo come si arriva qua. No. Oh, ci vediamo tra poco, sto tornando. Tra poco. No, questa è una entrata segreta, la nostra. Stiamo arrivando. Questo qua è la Jeep Grand Cherokee, questa qui. No, non me la apre, dillo che non la apre. No, non me la apre, raga, che palle. Porco Giuda. Oh merda, la sto distruggendo. Niente, alla fine non la posso aprire la porta di là. Perché? Boh, non me la fai aprire a me. Dipende. Vabbè, poi risolvo. Da qua posso entrare anche con voi? Non lo so. È la prima volta che vengo. Non lo so, io non lo posso usare qua l'ascensore. Aspetta. In che senso è, Melfi? Sì, ma facciamo una prova. Io uso il mixer, sì. Che piano dobbiamo andare? Ma fa Prendiamo parte prima. Del regolamento, Alessandro. Poi comunque ci sono alcuni server... Non so qui com'è, ma non mi ricordo. Nessuno. Ma ci sono alcuni server che non ti permettono di... Cioè, che ti lasciano i soldi spesi in donazione nell'account, però... È regolamento, purtroppo, Alessandro, è regolamento. Secondo me c'è un problema. No, giusto, è di qua. Ah, di qua? Sì. E dove cazzo si scende? Eccoci qua, ora poi... Allora, passa, ok. Qua dritto davanti a noi c'è la porta. Questa porta qua. Ma c'è sempre dall'app che mi sto a morire. No, io ho il logo XLR, Lele. Signori, buonasera. Andiamo, dove siamo, cane? La suite esclusiva. Panetta. Ciao. E buonasera a tutti. Ciao, io vado a domani. Yo, zio Maric, ti ringrazio ancora. E tutto quello che fai per me. Con la mano nella coscia. Tua scuola e sta vita. Ma chi c'ha da mangiare? Grazie. Sto di onore. Scusa. Grazie. Colpe kill vendite. E io se la dindo guardando uno bis. No, io sto non te lo auguro mai. Scusa, ecco, vai. Un po' too much. Senza pudore, senza dignità. Signor Pop, si metta lì dove c'è la televisione e ci faccia il punto della situazione. Ai. Così ci guardiamo un bel film. Minchia panetta. Oh, stasera c'è spogliate e vocucchiate. Che cazzo? Oh, non l'ho capito. Spogliate e vatti a coricare. Ah. Sì. E se è spogliati e corichi con me? Che film è? Meglio per te. Tito Ultras. Allora, vi comunico che lo sbirro aveva tutto addosso. Tablet, videocamera e tutto bene, è morto. Vabbè, ma se si gioca con testa, Alessandro, il perma non arriva, cioè te lo assicuro. Il perma veramente ce ne vuole per farsi fermare. Che c'era la videocamera sopra, ho detto date lei porci. Ma quando faccio il review un solo personaggio mi hanno fermato, solo uno. Sono stato chiaro, l'ho ammazzato, ho detto date il corpo ai maiali. Sì, l'hanno portato in macelleria. Se trovano una bodycam in mezzo a un po' di portiglia, non so. Mezza merda di maiale la devono trovare. Penso che hanno poco da trovare. Allora, oggi ho visto una scena che non mi è piaciuta per niente. Giale. Ho visto io che azzoppo una persona. Ho fatto una guerra in città, Alessandro. E i membri della famiglia mia lo vanno aiuta. Ma siete normali?
Ecco perché hai detto quella frase prima. Dotto, ce l'ho pure con te. Qua mai deluso. Se volevamo farlo morire dissanguato, bastava dire. No. Non moriva dissanguato. Alla fine gli ho messo solo una benda su un ginocchio. Non che fa? Me le croce rossine noi? Se lo volevo curato, gli sparavo, no? Non siete mo fa vedere deboli, regà. Non siete mo fa vedere quei risentimenti. Ma è molto vecchio. Perché Bruce ha fatto quello che ha fatto. Tipo da un annetto fa. Gli errori che ha fatto. Poi perché ci siamo fatti vedere deboli. Io sempre una cosa dico a tutti quanti. Non do mai una seconda possibilità. A Bruce io ho data. Bruce era flaccido. La posso dire una cosa a riguardo? Un secondo solo. Sì. Se punisci una persona, tutti gli altri, prende un esempio. Ecco perché ho fatto quello che ho fatto con Bruce. Perché ho sbagliato una volta e non c'ho più intenzione di sbagliare. Una guardia infiltrata è una cosa grave, regà. È una cosa grave. E quello che gli ho detto a lui vale pure per noi. Appena te pieghi, te lo buttano al culo. Siamo grossi, siamo potenti, ma siamo fatti di carne. Come tutti quanti. Lo sai quanti vorrebbero il posto nostro? E lo sai quanti ci vogliono mettere al culo? E i guardie per primi. Dobbiamo essere furbi. No, però non se potremmo far vedere da gente deboli. Se io sparo sulle gambe a uno e noi andiamo a mettere la pomatina, è segno di debolezza. Se moriva era un incidente di percorso, se moriva di sanguato. Se lo meritava pure. Perché per i cazzi sua stavamo panna a tutti i bevuti. Se non se ne accorgevamo, andavamo tutti i bevuti. E la famiglia viene prima di tutto. Affari vengono prima di tutto, regà. Abbiamo allentato un po' la presa. Le voglio più cazzuti a tutti quanti. Mo' gli ho dato un ultimatum, mentre giovedì mi deve portare il collezionista. Perché qua mi sembra un po' pure una presa per culo. Domani, oggi non c'è. Oggi sta fuori città. Ma a me me ne frega un cazzo. Dove sta? Oh, pipinare che me lo porti. Se no muore. Se no Bruce giovedì muore. Vai Tony, dimmi che me volevi dire. No, io volevo dire... Giustamente io, avendoci lavorato con Bruce e anche con questo poliziotto qua, io sono d'accordo con le parole che hai detto, dici che il fatto che si era ammollito Bruce, e sono d'accordo perché quando lavoravo con lui probabilmente anche io ho avuto questo problema. Però voglio dire anche un'altra cosa, devo dire che tante volte anche io stesso mi sono permesso di rivolgermi a capo, a direttore, a te stesso. Quando lavoravo con Bruce, anche con modi che di sicuro non mi appartenevano, nel senso che spesso e volentieri abbiamo strafatto insieme io e Bruce e ci siamo approfittati della vostra gentilezza. Ora, io non voglio dire che è sbagliato, però io penso che non deve dare di avere problemi del genere, non deve dare che succedano situazioni di queste come... insomma, fraintendimenti, o che poi succeda che qualcuno inizia a fare troppo, come si dice, lo spiritoso, tra virgolette. Bisognerebbe mostrarsi a tutti quanti i criminali della città con... Come fa, diciamo, il signor Pop, perlomeno, parere mio personale, io non voglio criticare nessuno, però secondo me è giusto che ci sia un minimo di rigore e pugno di ferro in più. Perché vuoi o non vuoi, poi appena le persone dici minchia, quello è amico mio, e poi si prendono il dito con tutta la mano. Amici, amici, e poi ti rubano la bici. Io questo dicerò. Qua, io non lo so, magari sbaglio a parlare, però no, io lo volevo dire questa cosa. No, qua. No, hai detto una cosa giusta, anche perché in macchina se siamo fatti una bella chiacchierata io e te. Anche perché parte di sto fardello lo porteresti pure te. Esatto. Perché lui era il primo dalla lista, ma te eri il secondo, esatto. Hai sentito sì. Esatto. Esatto. Quindi questo qua è da lezione pure per te. Assolutamente. Mo c'è la fortuna di stare con noi, stai a lavorare con noi e tutto quanto. Però
bisogna stare attenti, raga. Bisogna stare parecchi attenti. Bruce e Tony se erano ammolliti. Ha detto lui stesso. Mi prendeva la confidenza di qua, mi prendeva la confidenza di là. Ma perché? Perché se erano ammolliti Bruce e Tony? Perché io sono stato troppo buono. Perché noi siamo stati troppo buoni. Stiamo per strada, regà, non famo le ballerine, non famo i muratori, non famo i baristi. Combattiamo ogni giorno con gente che porta il ferro dentro la tasca. Macario, grazie mille, fra. Solo te lo metto in testa. Qualcuno c'ha qualcosa da dire? Io c'ho da dire che, a parer mio, la situazione è giusta quella che tu dici. Qua essere troppo buoni, poi alla fine quella che la prendiamo nel sedere siamo noi. Siamo arrivati dove siamo, vuol dire che, bella, scusatemi, Damiano, il francesismo, anche per le donne chiedo scusa, e vuol dire che abbiamo il membro più grande di quello degli altri. E sotto, soprattutto quello che abbiamo sotto il membro. Seconda cosa è che è giusto quello che lei ha detto, ma c'è da dire che quando le persone pensano che siamo troppo buoni è proprio lì che si sbagliano, perché facendo così noi da adesso possiamo mettere alla prova le persone, e questo mettere alla prova si intende che li portiamo a vedere se loro sono realmente fedeli a noi per quello che noi abbiamo fatto, come è successo per i due ragazzi del Nicky, Alex con l'altro, che loro si sono fidati del fatto che quella ragazza, in quanto conoscesse qualcuno di noi, lui poteva dire e fare quello che voleva, ma quella era una prova di fedeltà, e loro hanno sbagliato. In automatico, quello è perché loro pensavano che, essendo troppo buoni, noi ci saremmo permessi di portarli delle persone da conoscere e loro si potevano fidare. È lì che hanno errato. E secondo me, da oggi in poi, bisogna metterli alla prova come si deve. Mi è caduto il cellulare sulla tastiera, ho fatto un disastro. Sì, ma non c'è bisogno che famo vedere che siamo troppo buoni. Perché, come ha detto Tony prima, poi tardito si piena il braccio. Mi scusi, puoi ripetermi che avevo... No, dico, non c'è bisogno che se famo dei troppo buoni, perché poi tardito se piena il braccio, come sta di Tony pure. Ma di certo non il mio. Per questo io le aggiungo un'altra cosa. Da adesso, dato che loro non sono stati capaci di prendere questo collezionista, da oggi, se permettete, mi impegno io a prenderlo. No. Me lo devo portare a Bruce. Continuiamo a aspettare, ciao. Qua rischiamo la nostra pelle, non quella di Bruce. Ma il Bruce non è... scusami, il collezionista non è una minaccia per noi. Non gli avrei mai dato un compito così importante. Anche perché ha dimostrato di non poterlo portare a termine. Però secondo il mio ragionamento... Non è giusto quello che ha detto lei, però secondo il mio ragionamento sotto mi puzza qualcosa. Raga, il collezionista è un cane sciorto. È un coglione. È Bruce il problema, che secondo me gli ha riferito qualcosa di quello che noi vogliamo fare. Cioè, secondo me, cioè, perché è troppo strano. Gli abbiamo dato un compito, non l'ha rispettato, anche pensando al fatto che, cioè, è passato tanto tempo e lui ancora non l'ha portato. Non vi puzza qualcosa? Tu allora, pensi che lui darà la vita per questo? Io se non posso, lo porta, dire, muore, eh? Posso dire, avendoci lavorato sia con Bruce, stretto contatto, che con collezionista, posso dire che Bruce, nonostante i suoi modi di fare, per me è comunque stato un fratello, è stato quello che mi ha accolto in queste città, e quindi devo dire che lo conosco bene. Io non penso proprio che Bruce voglia in qualche modo tradire Pop, il direttore, K, perché... Ma non credo dico il tradimento, dico il fatto che secondo me gli è sfuggita qualche parola e il collezionista si sta puzzando che noi li vogliamo fare qualcosa, è per questo che non si presenta. Questo sempre perché, se fosse successo, perché Bruce non è uno sveglio. Bruce purtroppo torniamo sempre lì.
ma infatti adesso ha pagato. E se non mi porta il collezionista, paga ancora di più. Lo sai perché? Dopo che Bruce paga... Oh, Sapo, grazie delle 50 stelle a tutti da Johnson. Grande, Sapo. Quello che ho detto prima. No, non ero io il collezionista. Quindi no, che no, tu adesso mi vai a prendere il collezionista, a me non mi risolvi in cazzo. Perché il collezionista noi ci mettiamo zero a trovarlo. A modo da portare lui. Anche no, perché no, torna a rivede. E allora diamogli una scadenza. Se entro tale giorno non lo porta, lo andiamo a prendere noi e poi lui si prende le sue conseguenze. Ma ne hai sentito un cazzo, ve l'ho detto. Sì, che lo deve portare lui. Entro giovedì, sino a Bruce, amore. Ok, non ho sentito giovedì, mi scusi. Ok, dopo giovedì posso movimentarmi? La volta che Bruce non ci sta più, certo. Ah, ok, dopo giovedì, infatti. Così chiudiamo anche questa faccenda. Ma io confido nel fatto che me lo porta. E spero per lui. Che qualcun altro c'ha qualcosa da aggiungere? Ti sento silenzioso, dottor. No, sto ascoltando. Pienamente d'accordo. Il collezionista comunque non vale un cazzo, regà. È uno che gli dovevamo soltanto mettere le palle in testa. E deve capire che non conta un cazzo. Perché è uno di quelli lì che contano un cazzo, ma se pensano di contare parecchio. Quelle pecore travestite da lupi. De sti tempi pure... pure agnelli si sono fatti i lupi. A voglia. Quindi. Ci darà una percentuale. Quello che voglio fa è solo chiedere una percentuale e farlo in ginocchio a noi. Simbolica. Come dice stiamo noi qua sopra. Dove suonavamo già parlato col dottore. Comunque se Brusso dovrebbe portare, lo dovesse portare prima di giovedì, che io non ci sto, ovviamente proseguite, Ok. È questo qui quello lì che gli dovete dire al collezionista. Sì, sì. Percentuale dei suoi affari, o così, o muore. Se prendiamo un 10% su tutto quello che fa. Perfetto. Bella, io grazie del like, è venuto in chat. Va bene, raga, a posto. Mi sembrava giusto chiarire queste cose. Ho visto che stavamo a prendere una piega che non dovevamo prendere. Troppo scialli con tutti. Pure i gialli, a proposito, ecco. Sono un po' di cose che mi hanno fatto i puntini. Pure i gialli, quando stavamo a incontro, è stato detto di non levargli le armi, di non levargli le bodycam. No, le bodycam sempre. L'armi mi sta pure bene. Per esempio, al secondo incontro che abbiamo fatto, loro ci dovevano fare da scorta. Quindi è ovvio che devono tenere l'armi. Ma le bodycam no. Foto nostre in giro, non devono mai girare. Perché no, fuori da dove andiamo, potrebbero prenderli, potrebbero arrivare le bodycam, e calli che acquisiscono tutto. Quindi non è tanto per non fiducia in loro, e non se fidiamo manco di loro. Perché non siamo fidati di nessuno. Questo rimane tra noi. Però ci potrebbero stare pure cose esterne. Guarda, uno stronzo che si infiltra. E c'ha la faccia nostra, quello stronzo. Quindi le bodycam sempre spente, regà. Ecco perché ho creduto che fosse doveroso fare sta riunione. Perché ho visto che se stavamo a rammolli un po' tutti quanti. Siamo potenti, ma siamo fatti di carne. Questo se lo devo sempre ricordare, se lo devo tatuare addosso. Va boh? Parole sante. Sì, perfetto. Assolutamente. Fatto sta che dalla giornata di oggi sono soddisfatto della sala cinema. Bella silenziosa, perfetta per parlare. Una vera meraviglia. L'acustica è eccezionale. Eccezionale. Senti come rimbomba la voce del signor T. Sì. Ciao, dottor. Dottor. Sì. Ti saluto che io sto là. Oh. Ciao, bello. Se beccamo. Sì. Regà, io vi saluto a tutti. Buonanotte, è stato un piacere.
Dai, buonanotte. Raga, vado pure io. Vabbè. Buonanotte. Ciao, belli. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, bro. Ciao, Aldo. Dai, metti un po'. Kappa, accendi la TV, metti un po' di Pornhub. No. E allora resto. No. Allora non vado a dormire. Facciamo farci una canzone da Tony, dai. Ai mortacci vostri, venivate e mettete con me. Ma posso dire una cosa, no. Tony, cantaci una canzone, Tony. Una canzone? E che canzone volete cantata? Fai tu. Povero Gabbiano. Non voglio una malamente. No, minchia, non voglio una malamente, non la so, però una ve la voglio dedicare, una bella canzone. Vai. Voglio a te ancora una volta, mi manca st'amore, mi manca perché. Voglio a te, ma quando ricordi in da mente, quando le mie labbra baciava, solo con l'occhio sempre chiuso innamorava. E non è così strade, mi sta giurando che per me tu sei cagnata, volessi ancora un'occasione, nata a vuota. E dentro sto aspettando sotto casa. Ma papà sta stavolta da voce. Sto cazzo di Tonio. Questa casa senza te non credo che l'amore. Perché mi fa morire. Grazie a tutte. Grazie a tutti. Dai, bella Tony, me ne vado a dormire felice. Avanti, buonanotte a tutti, buonanotte al suonatore. Buonanotte. Buonanotte. Ai. Niente Pornhub, devo già qua. Non ti seccare, meglio di Pornhub sono. Ma il direttore dove è andato, Kai? Non lo so. Avete del cibo? Buonanotte a tutti, ragazzi. No, non ce ne ho. No, niente, c'ho Coca-Cola scaduta, anzi la butto. Hai del cibo, Aldo? No. Aldo, c'è qualche volta facciamo un duetto. Aspetta, a chi serve cibo? Kappa. Scusi lei. Mannaggia, mi sei stavo bocciando la signorina. Io sono un uomo sposato. Ma quella signorina, non l'avevo vista mai, la signorina che aveva. Ma com'è possibile cacciare i colori mezzi di un modo i capelli e mezzi di un altro? Grazie, Kappa. Lei, metto signor... così? La sfumatura. Ah, perché così pare una persona. Invece da WhatsApp... Minchia, però è una bella idea, chissà che per camuffare. Sono belli. Ah, ma guarda che stile, Tony. Oh no, belli sono, ma le volevi invece fare anche io. Mezzi biondi e mezzi bianchi, si possono fare. Puoi fare come vuoi. Ma lo voglio provare anche io, belli sono. Vabbè, comunque piacere, Tiffany. Molto lieto. Pappalardo, Tony Pappalardo. Piacere. E vabbè. Ma dove andate, direttore, che io volevo chiedere una cosa. Direttore! Sì, direttore! Ancora una volta mi manca st'amore, mi manca perché... Ai, che risate, ragazzi! Senza giacca e cravatta! Minchia, ma chi è una canzone interessante? Stiamo parlando di un altro livello di canzone. Perché mi pare che chi la fa? Senza giacca e cravatta! Si sono venuti. Manca. Dove stanza preparata? Ma viene a canza con una duccio. Ma ci accompagna a prendere il T-Max e mi dedichi una bella canzone. No, è meglio di no. Ma come? E mi picchiano proprio. Ma perché? E sì, bello canterino, io certe parole non le so, tu le sai. Un nodo dell'inferno, veramente, non è messo. Io lo devo andare a prendere, penso, a garage centrale, vero? Sì. Hit Max. Dove andate? All'epoca quando lavoravo... A prendere il motorino sto andando. Quando lavoravo all'import in un'altra città, cantavo tutti i giorni. Ah, cantavi? Sì, a voglia. Io non canto più. No. Venga, ma una cantata insieme, veramente ce la possiamo fare. Dove vado? A piano terra? Piano 1. C'è
Ci vediamo la macchina del dottore. Ma sì, tanto penso che sarà d'accordo. Forse sì, voleva venire Gaia. Aspetta, 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 che fosse. Gaia, volevi venire? No, no, vabbè, andate, andate. Ah, stiamo tornando. E poi la posiamo là nel garage, che torniamo insieme sì, con sì. Te Max, tutto con no, una no, ruota. No, questa gliela riporto qua, dopo dice dove sta la mia macchina, così. Ah, uguale, buttagliela nel garage, devi vedere, poi ci parlo io, non ti preoccupare. Dobbiamo vedere se va in quel garage, poi vediamo. Minchia, vero, perché ci sono problemi. Che bello Ferrari c'è il direttore, eh? Minchia. Ah, si vede i soldi che fanno fare. Vabbè. Vabbè, non ci possiamo lamentare, dai. Almeno io. Io me lamento, mi lamento. Dice questo veicolo non è mio. Are, buona, aspetta che prendete Max allora. Buonasera. Buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Sto bene. Tony, vado lì, ti aspetto. Va bene. Buonanotte, buonanotte. No, non è la Delta Integrale, questo può essere sequestrata, quindi no, non è quella. Questo è il GS, non è lui. Questo è il Ferrarino, non va bene manco. Mannaggia la miseria, dove ce l'ho il T-Max? Questo. Ma dillo che, cioè che è sequestrato, veramente è sequestrato il T-Max, che palle. Devo andarlo a dissequestrare, raga. Prendo st'auto, vediamo, non so di chi è, la prendo. Anche perché il nuovo dissequestro adesso mi pare che... eccolo. Ma ne ho soldi contanti per dissequestrarla? Sì. Let's go, sarà ancora nella... vero, vero, era caduto in piscina, ecco dove era andato a finire, vero, me l'ero dimenticato, Dani. Me l'ero dimenticato che era finito in piscina ieri, ecco dove era andato, vero, 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 hai ragione. Me l'ero scordato proprio, regà, che stava in piscina, mannaggia a loro. Vero, 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 me l'ero dimenticato, ragazzi. E allora ci siete in chat, signori, spammettino di emot abbonato, che ne dite? Ok, dovrei parlare in teoria con lui, che me lo dovrebbe poter... vedi, mi dice che non ho veicoli sequestrati. Vabbè, ci sono problemi, raga, stasera ci sono problemi di città. Poco da fare, poco da fare, poco da fare. Al massimo tra un po', a breve andiamo un po' con una sbulla, vediamo un po' la situazione. Oh, oh, oh merda. Sto andando a schiantare Nico, grazie delle 200 stelle. Nico è sempre presente, ragazzi, grazie ancora, Nico. Grazie, fratello. Allora, dobbiamo andare dritti dritti al Cosoli, al... come si chiamava? A questo punto prendo il Ferrarino? No, no, non ne prendo auto. Vado con le loro a scrocco, che sennò poi le devo dissequestrare. Grazie ancora, Nico, delle 200, fra. Grazie di cuore. Let's go, guys. Allora, dobbiamo andare al casino. Per andare al casino mi pare che devo andare dritto di qua e poi girare a destra là sopra il ponte. Sì. Giusto, 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 non mi ero sbagliato. Vero, vero, infatti, infatti. L'ho dissequestrato, sei andato con la 500 Abarth. L'ho dissequestrato, vero? Allora dove cavolo sarà Pietro? Eh beh, allora è buggato, perché stasera ci sono problemi con il garage, ragazzi, è quello il fatto. 1991 era. Andiamo. Let's go, guys. Andiamo a vedere un po' chi c'è su. Non ti preoccupare, genitore, senta a me.
Potrai piccoli giorni. E che canterino, da lì. Che ti ho beccato. Che canta mentre non ci sono io, canta, visto? Ma dove si sta allenando? Diventeranno nonni. Perché giusto, vuole prendere il posto tu al matrimonio? No, no, ammassiamo insieme che andiamo. Ah. Si sta. Ma il direttore che minchia che sta facendo? Boh. E da che stanza che c'è la doccia? Non lo so, ma non so neanche dov'è. Ma era andato... Non lo so in realtà dove era andato. Dio, questa invece è la stanza. Che per tutto quello che fai per me, che sei stato tu a scuola sta vita, e mi ha imparato a campare con l'onore. E colpe chi più bellino. Ma io sono là dentro 41 B. Ma dove è andato? Ma non lo so, però che manca. Ma Brunino non c'è. No, ha fatto... Oggi no. Ho capito, ho capito. Buonanotte, Dani, e domani, Fra. Ma chi c'è, qualcuno seduto là sotto? Ma? Ma sono tutti morti tipo in piscina. Ma che cazzo? Boh. Vabbè. E che facciamo? Io non lo so. Aspetta che lo chiamo. Bene, vedi dov'è. Oh, Walduccio, ma dove minchia sei andato? Non è più in città. Sicuramente ha avuto qualche problema. Ah boh, salvo, non lo so. Gaia come si chiama? Gaia, sì. Ferro farà tattare, gliela diciamo al Duccio se scende, gliela cantiamo, raga. Mi sa che stasera stacco presto comunque, raga, così domani attacchiamo la live presto, mattina da presto. A parte che non lo so se entrare un po' con una spulla. E niente. Ora forse vado a dormire, boh. Penso per forza che non c'è altro da fare. Sì, penso che vado a dormire ora. No. E niente. Vabbè, ci vediamo domani, va, buonanotte. Va bene, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Mi sa che entro con Ashbulla, ragazzi. Mi sa che prendo un po' Ashbulla. Che dite, lo facciamo un giro con Ashbulla? Vediamo se c'è qualcuno. Facciamo un giretto con Ashbu. Andiamo, va, vediamo un po'. Vediamo un pochito, vediamo. Buonanotte Davide, buonanotte fratello, buonanotte Fra. A domani. Allora, riapriamo FiveM, vediamo, raga, mi faccio un giro al volo con Ashbulla, vediamo se c'è qualcuno, ma non lo so. A domani, Davide. Ah, non c'era inizio serata, Vito. Dai, allora dai un'occhiata ad Ashbulla, che è giusto. Ne vale la pena dargli un'occhiata. Assolutamente. Tum.
Andiamo, va, andiamo, ragazzi. Ragazzi. Eccolo, ce l'abbiamo fatta. Allora. Eccolo, Ashbulla. Come faccio a sapere se c'è qualcuno nel concessionario? Perché ovviamente non c'è nessuno. Non lo so. Me l'aveva lasciato il numero Mario, regà. Me l'aveva lasciato, qualcuno di voi se lo ricorda. Io no, lo dovrei andare a vedere dall'altra parte. Me l'aveva lasciato tipo da appuntare, ma non l'ho appuntato. Non lo so. Però anche tutti i veicoli sequestrati, ragazzi. Faccio un giro random, dai raga, che stasera stacco presto, stasera non c'era nessuno fino a tardi. Stasera stacco presto e mi vado a fare un giro con Ashbulla, vediamo un po' che cosa scopriamo. Vero, c'ho anche l'ape adesso con Ashbulla, raga, vero? Vero? Ma devo andare alla centrale, vabbè che a piedi ci arrivo lì di fronte, centrale, a piedi ci dovrei arrivare. Se passa un'auto la prendo. Oh oh. Piglialo, piglialo, piglialo. Oh, ma che cazzo vuoi? Oh, ma... Che cazzo? Sta calmo, ti prego. Per favore, sta calmo. No, tranquillo. Che sei? Ciao, bello. Sono arrivato da poco. Sì, ma no, vieni sul marciapiede. Qui ci mettono. Ho spaventato, che macchina, troppo forti. Cazzo. Ciao. Ciao, piacere. Io sono Ashbulla, molto piacere. Ciao De Nicky, di prima. Ah, ciao signorina, vero, mi ricordo di te, mi ricordo. T'ha visto stasera. Piacere. Ciao, molto lieto. Ashbulla Mazzatisa, molto lieto. Ma che cazzo ridi? Franco 41 centimetri, piacere. Molto lieto, il signor Franco. Il nonno di questa città. Molto piacere, Leoni. Allora, e tu come ti chiami, scusa? Io sono Bruce. Allora, molto lieto, signor Bruce. Piacere mio. Senti, lo sai, qualche anno fa ho avuto il piacere di conoscere una persona. Forse non eri te, non lo so. Ma aveva le sue solite ciabatte. Ah, veramente? Io ti adoro. Saranno cloni di... Sicuramente. Ashbulla, sicuro saranno cloni. No, Ashbulla era unico. Comunque piacere, Ashbulla. È molto piacere lieto, mio. Molto lieto. Mazzatisa, ha detto? Eh sì, Mazzatisa, guarda, vuoi vedere? Vuoi vedere? È sempre Tisa, ti giuro. È sempre Tisa, Mazza. È veramente sempre Tisa, non scherzo, non mi chiamo così a caso. Veramente, Mazzatisa. Oddio, me ne vado. E non devi avere paura, fino a quando è in mano mia può stare tranquillo, veramente. No, no. Ho problema quando perdo controllo da Mazza. E là è un problema grosso, veramente. È un bel problema. È un bel problema grosso. Ultima persona che ha provato a perdita di controllo da Mazza è mangiare un po' pisci spada a Maria, presenti. E porca puttana, problema grosso quello là. Sei straniero. Ma cosa facevi a Sbulla? Io sono, non sono americano. Io sono catanese di Italia. Catanese. Catanese vorrà così. Ah certo, io catanese sono, amico mio. Non mi credi? Veramente catanese sogno. Ora un po' è cambiato, sì, ha ragione. Come che ha detto? No, lascia perdere, tranquillo. Ashbulla, è stato un piacere, caro. Anche per spero me. Di ritrovarti presto. Anche io spero di incontrarti. Ciao, siete molto simpatici. A presto. Ciao, ciao. Ashbulla. Ciao, belli. Buon proseguimento. Ciao, ciao. Grazie, altrettanto. Dici che era quello? Ma non c'è manco il telefono, Davide. Ora lo proviamo a comprare. Vediamo se effettivamente era quello. Abbiamo beccato Bruce, raga. Bella Ilario, grazie del like e benvenuto in chat. Che risate, raga, che risate. Che risate, che risate. Andiamo, va.
Allora, sperando che ci sia, raga, sperando che ci sia la... Il... la Apecar qui. Speriamo che c'è. Io morto grande, ma... Dai, sequestrata. Ciao, signorina. Certo che c'è, Ilario, è normale che c'è. Lele, grazie del like. Che palle, devo andare a prenderla di sequestro, l'auto. Dì che sei tu, aiutala a parlare con le zinze con la spada. In che senso dici che sei tu, Alessandro? Che intendi? Cioè, in che senso dici che sei tu? Vediamo un po', vorrei beccare in qualche modo Mario. Ho un'idea, adesso se incontro qualcuno in giro chiedo se ha notizie di Mario. Il ragazzo del concessionario. Allora, vediamo un po'. Oh, wow, me le fa prendere direttamente da qua, bellissimo. È rosa. Ma che cazzo c'è pure il LED rosa? Secondo me è anche full kittata, ma è bellissima, regà. È troppo bella. È bellissima, no, niente, regà, è pazzesca. Oh, oh. Oh, Ashbull, sei tu il vecchio Tony? Ma che, no, che c'entra Alessandro? Tony è un altro personaggio. Ashbull e Tony sono due personaggi diversi. Cioè, non è che sono la stessa persona. Non posso aiutarlo. Cioè, sono due personaggi distinti e separati. Madonna, ma è fortissimo. È bellissima, raga. È bellissima l'ape. È troppo bella. Ma dove potrei andare? Dove potrei andare per sfruttarla? Vediamo un pochino, capito poverino? Raga, questo è un altro personaggio, un'altra storyline completamente, quindi non sa nulla dell'altro PC. Oddio. Oddio, ma dove sono finito? Nella aiuola, non è un problema, con l'Apecar si va dappertutto. No, raga, è troppo bella. Veramente pazzesca. Sì, ma io la voglio con Tony, la pegare, raga. La voglio con Tony. Ma non so come fare a incontrare Bruce, Christian. Non so come fare, non lo conosco. Io però vorrei che Tony avesse questa pegare, raga. Vorrei che Tony avesse la pegare, per forza la voglio. Su Tony, per fare un po' l'ignorante. Quasi stasera si mette soltanto in mezzo nuvole. Pensa con l'Apecar, raga, quanto è bello. Pensa quanto è bello. Pensate, immaginatevi, raga, che cosa potrebbe capitare. 1, 2. Ma c'è qualche meccanico aperto? Il Bennis, vediamo se c'è qualcuno. Mentre ci sono ci passo. È troppo bella la pegare comunque, raga, cammino, cioè, va benissimo. Oh, dove si entra di qua? Certo, non gira, quello sì. C'è questo piccolo problema, non sterza, però. Buonasera, bello mio. Buonasera, salve. Appena finito, poi mi fa sapere. Salve. Certo. Riesco ad aprire le tasche un attimo solo. Sta dando sto problema oggi. Una riparata. Vediamo un pochito, vediamo. Buonasera. Ciao Mauro, buonasera, benvenuto. Signora. Ciao bello, buonasera. Buonasera.
Mi dica, signore. Già ci siamo visti in ospedale. Ah, buonasera, caro, buonasera. Buonasera. A che ora chiudete, signori? Per ora siamo aperti, signore. Quindi se vado a prendere il mio burrito posso venire a modificarlo? Certo. Salve, signore. Buonasera, salve, bello. Signore, mi sente? Sì, forte e chiaro, la sento, mi dica. Le va ad accompagnarmi? Ma dove ti devo accompagnare, scusa? A prendere il burrito, sono da solo. E se mi dai giusto un secondo, ti accompagno. Una domanda, ma lei mi ha chiesto? Certo, perché? Mi manca tantissimo. Ah, porca puttana, sono qua, guarda dove sono qua, bello mio. Mi manca davvero tanto. Non e sentivo la sua voce. Sono esse. Ser. Ma che cazzo è Ser? Ditemi qua, non ancora. Ah, Ser che ha capito qua. Mi dica, signore, che ha bisogno? Allora, devo fare Apecar. Avete Apecar? Sì. Allora, ti dico proprio molto onestamente, c'ho $7,000 in tasca, mi bastano per fare in cambio vernici. No. Meccanico, mi senti a me? Meccanico. Mi dica. Allora, se aspetti 2 minuti, il signore viene con me. Ok? Torniamo. E il signore avrà $100,000 per modificare la sua ape. No, non serve, io farò solo cambio vernici. Attenzione, spostate. Ma spostiamo. Venga con me, mi accompagni. A dove devo accompagnarlo? Di sequestro. Sì. Ma per $100,000 ne vale la pena, signore. E vabbè, allora lei mi aspetta qua. Sì, tanto la Pecar non la tocca nessuno. Non allora la posso lasciare qua, Pecar. Sì, guarda, se vuoi iniziare nel frattempo un lavoro, io volevo farla verde scuro. Perfetto. Verde scuro e levare quei LED di merda. Ma mi dica una cosa, il cassone lo vuole dello stesso colore o di un altro colore? No, così grigio, bellissimo. Bellissimo, perfetto. Ok, grazie. Andiamo allora. Venga. E questa qua è la sua macchina? Sì. Come si chiama lei, signori? Dollino. Ah, molto lieto, Dollino. Io sono Ashbulla Mazzatisa, molto piacere. Lei ha sempre nomi molto strani, no? Non so perché dici questo qua, è il mio cognome. Sì. E tu ti chiami Lino, e non ti ho preso un po' culo, perché ti chiami Lino? E quello è il problema, se mi chiamo Ashbulla Mazzatisa. Forse da questa parte è chiusa, amico mio Lino, E si sfonda. Non lo so. Non credo che si sfonda. Questo no, è muro duro. Si sfonda la macchina, si sfonda. Ah, macchina si sfonda 100%, sono sicuro. Bella macchina, complimenti, amico mio. La ringrazio. Ma da quanto tempo? Non ti ricordi di me, c'è il nonno. Come, scusa, non ho capito. C'è il nonno. Tutti quanti mi chiamano il nonno. Ti chiamano il nonno? Sì. Ah, sento dell'età che non si proprio fresco come una rosa, amico mio, 76 anni, si sentono, no? 76 anni, e ti porti così, porca puttana, ci metto a firma e controfirma. Sedicesimo squadrone aviatori, bombardieri. Ah, posso dire una cosa, amico mio? Prego. Non è che per caso conosci il proprietario da concessionario, questo qua, usato, il signor sì, Mario? Sì. Lo conosci veramente? Sì, Marius. Oh cazzo, per caso puoi chiamare il signor Marius, perché ti spiego, io lavoro qua, ho concessionario. Sì. Però praticamente quando sono arrivato in città non avevo telefono, e il signor Mario non mi ha potuto dare il suo numero. E quindi io sono rimasto fottuto, gli puoi dire se c'è allora, il signor Ashbulla che lo aspetta. Non ho il numero di signor Marius, il numero di persona che ha il numero di signor Marius. Oh, meno male veramente. Grazie, tu sia mia salvezza, signore. Ah, mi è che c'è il telefono in faccia, è occupato. Oh, merda. Mando un messaggio, un secondo. Vabbè. Certo, va bene. Allora. Ah, non penso che sei collezionista, regà. Messaggio. Sono Don Lino. Mi daresti da
Resti gentilmente il numero di Marius. Di Marius del concesso usato. Ricordati che c'ho l'apicar lama, ruba quello, eh? No, non ti preoccupare, preoccupo. Se ruba, lui avrà tanti problemi. Ha problemi, su mi ruba. Se ruba, l'ultima musichetta che sentirà sarà questa. Oh, merda. È quella do Camposanto questa qua, vero? Esattamente. Ma porca esattamente. Puttana, è un problema questo qua. È un problema grande. Per lui sì, per te no. Oh, meno male. Non so, te la faccio allora, fa vedere la gente in gioco. Cosa la spinge problemi. Questa cipollissima? No, puoi chiamare, cioè, puoi chiamare tipo i tuoi contatti, Alessandro. Se non è in gioco, signore? Ti dà la segreteria telefonica. Gente? Ah, sì, scusa, okay. Dimmi tutto, ero... Dimmi. Tranquillo, dicevo. Cosa la spinge questa bellissima cittadina? Ah, veramente, sono qui per fare un intervento di... dei piedi, praticamente ho calli dei piedi... Ah, le cipolle! La porca puttana, guarda, veramente, ho cipolla di tropea, si può mettere da parte proprio. Bicchia. Guarda, sono messo male. Mi hanno detto che qua in America ci sono bravi specialisti che sa fare l'intervento. È vero? Sì. Io ho chiesto al bastone da una settimana e ancora non mi è arrivato. Oh, merda. È un problema questo qua? Bello grosso anche. Allora, parcheggio la macchina. Va bene. No. Oh, merda, meno male. L'unica cosa che mi salva è che trovo ancora la cinta per i capelli. Allora, andiamo. Ah, bel furgone questo qua, eh? Bello veramente. Sì. Allora, c'è una manovra. Opla. Andiamo. Io diciamo che mi piacciono tanto le motociclette. Sì, lei è appassionato di motociclette? Veramente. Sì. Ah, come? Sono in un gruppo di amichetti con cui andiamo a moto ogni tanto. Che ha detto? Ogni tanto andiamo in giro in un gruppetto di motociclisti. Ah, gruppo di motociclisti, veramente? Sì. Oh, bello, porca puttana. Ma posso guidare in moto con voi? Molto severi loro. Sono molto difficile entrare. Se conosce su Nuovo Anarchy, studi prima. Se conosco su Nuovo Anarchy. Ah, sono Van Anarchy, sono motociclisti kid americani, che hanno moto custom Harley Davidson, vero? Esattamente. Ha capito bene allora che cazzo sono, quelli pericolosi, ha capito? Persone pazzi quelle veramente. Sì, però se tu c'hai, come dire, le palle, entri. Sono entrato io ieri di 76 anni, cazzo. Oh, porca puttana, interessanti come cose. E cosa devi fare per entrare in questo gruppo? Innanzitutto li devi trovare. E poi dopo tutto il resto. Ah, ho capito. Perché oggi non ci sono, non so perché non ci sono. Le chiamate non ci sono. Ah, ho capito. Porca puttana, gente seria questa qua. Sì. E magari un giorno mi porti al raduno de moto con te. Volentieri. Ma Asbulla non lo conosce, Cristian, il direttore. Mannaggia. Lo conosce il direttore Asbulla. Lei, signore, ha una casa? Veramente. Menti sì. A mia casa è un mio camper. Ha un camper lei? Ha un camper, sì, è un camper. Vabbè. Io dormo lì. Ah, se vuole. Se voleva. Il camper glielo do io. Io già ho un camper migliore del mondo, veramente. Ah. Bello veramente il mio camper. Ora non so dove cazzo ho lasciato quel garage, ma ce l'ho. È bello veramente. Ah. Allora. Un secondo, vado un attimo a prendere. Aspetto qua. Sì. Allora. Geltrude?
insomma, lo fa passare per sentito dire. Ma chi, Cristian? Ma come faccio? Ci sono proprio due personaggi diversi. Non posso, è meta quello lì, capito? Andare a riportare informazioni di un personaggio con un altro personaggio è meta. Quello non si può fare, Cristian. Allora, cammino, è un grande. Eccoci qua. Alla grande. Allora. So, qua dietro. 200.000. Ah sì, proprio qua dietro. Ah, dici soldi? Ah, non so, quello a piacere tuo. Vedo una macchina. Ah, ma non sono gli alieni. Era una macchina. Ma... Ma quest'ora chi è, raga? Allora, è rosso e verde. Verde, verde. E ti fermi a tutti i semafori? Sempre, 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 sempre. Ah, capito. Tu sei una persona prudente, veramente. No, perché altro non voglio che polizia mi fermi. Ah, e fai bene, fai bene. Non voglio polizia che rompe cazzo. Beh, fai bene, rompi i coglioni sempre quelli là, vero? Perché, ma qua perché sono severi, qua, America. No, ma ora sono in DEFCON 3. Ma che ora cazzo vuol dire DEFCON 3? DEFCON 3, infatti, poco fa sono andato a chiedere, praticamente cos'è. Ti rompono il cazzo. Ah, ti rompono il cazzo? Allora, come sempre, non ha cambiato niente. Sì, però in maniera più rompicazzo. No, non è lui, Vito. Nel senso che sono molto più severi. Interessante questo qua, è molto interessante. Come se prima non lo fossero stati mai. Hai capito, hanno romputo sempre i coglioni, non penso servo DEFCON 3. A quanto pare però gli servi, che cazzo, amico mio, che... vabbè. Ah, poi hanno detto che si possono mettere anche maschere. Tipo passamontagna. I poliziotti? Sì. Con la maschera? Sì. Ma che cazzo è carnevale? Un passamontagna, sì. Halloween. Ma è sempre meta, Alessandro, non lo posso fare proprio per regolamento, capito? Non è che perché qualcuno se ne accorge o meno, proprio non si può. Aspetta. Ha visto la Pecar? Dove cazzo è ora? Oh, là dietro, ha visto. Ah. Alla grande. Sì, certo. Yeah. Signor meccanico, eccoci qua. Ha tornato. Vai ancora? Oh, ciao signori, buonasera. Buonasera. Questa, ok, questa qua. Okay. Oh, bella okay, macchina proprio, veramente. A miliardario, proprietario. Signore, come si chiama lei? Io. Sì. Ashbulla. Ashbulla, vai a vedere se ti piace la peccata come te l'ho fatto. Dov'è? È in fondo lì. Ah, vado subito a guardare, sì. Grazie. Allora, mi sa che ci siamo. Assolutamente, Mauro, certo che sì. Ha visto che bella? Molto bella, molto bella. A Portuca. Ok. Va bene. Bella proprio. Venga, venga, chiedete soldini. Oh, allora, la ringrazio, okay. Veramente gentili lei. Dollino. Sì. Okay. È un regalo del nonno. Grazie mille. Grazie mille, nonno. Il resto mi raccomando, eh? No, mi okay. Spendo tutti quanti a troca e puttani, tranquillo. No. E come devo spendere? Ti dico io come spendere. Va bene. Non ti preoccupare. Comunque, grazie. Se vuoi dopo ti invito a casa mia. Oh, magari, però ora vado a dormire. Ah, vado a dormire? Sì, vado a dormire. Va bene, va bene. Ricchezza. Quando vuoi, il nonno è qui. Okay. Oh, grazie mille nonno, veramente, gentilissimo, grazie. Un abbraccione. Ciao, prossima allora. Sì. Aspetta che pago fattura. Sì. Ciao signori, buonasera a tutti quanti. Allora. Ti piace Ashbulla? Sì, è grandioso, però puoi levare il LED, per favore. Certo. Ma non è la voce? Subito arrivo. Senti, le formazioni, ma le Crocs? Come le trovo comode? Sono uniche scarpe che posso portare, che cardi nei piedi, capito? È il problema dei cardi nei piedi. Se mi metto altra scarpa mi fa troppo male, non posso manco camminare. Capisco. Per quello io porto i Crocs, anche perché così i piedi traspirano poco, capito? Ma guarda, io i piedi miei sono più duri ormai, con queste scarpe che porto da sempre. Ha una forma da scarpa ormai. Esattamente. Cazzo. Sì.
Salve, signori. Salve, salve. Salve, buonasera a voi, signori. Buonasera, buonasera, buonasera. Tutto a posto, signori? Perfetta, è ideale. Tutto posto, tutto posto. Può fare anche una riparazione a pulizia. Già fatto, già fatto. Oh, grazie mille. È arrivato il pagamento? Sì, sì, a posto, a posto. A posto, ok. Perfetto. E dove cazzo... Okay. Aspettiamolo qua, aspetta, metto la macchina fuori. Ah, posso sbollare, la puoi portare. A fare la fattura? No, non posso fare. Ma che dici? Ma sei sicuro? Sì, tranquillo, tieniti le 7.000 che magari ti possono servire per lavorare. Ma ti ringrazio, sì, sì. Allora. Figurati. Grazie mille. Ciao. Grazie mille, ciao. Oh, Dollino. Sì, bello, adesso io vado a comprare un telefono. Vuoi darmi il tuo numero? Che non servo. Ma conservo un telefono. Sì. Vuoi dare? Scrivi dopo. Mo scrivo. Ho scritto un foglietto. Aspetta, che c'è un foglietto, aspetta. Eccolo là, il direttore, dai una... Ma dov'è il direttore? Non c'è. Vedi. Allora. Ecco. Ecco qua. Arriva meccanico, no. Allora, dovete riparare? Sì, questa qua. Allora, il mio numero è... Scrivi, eh? Sì, scrivo. 555. Certo. 27. Sì. 0. Certo. 8. Ah, perfetto. Allora io adesso appena prendo, compro un telefono, ti chiami. Sì. Va sì, bene. Sì, sì. Allora a dopo. Ciao. A dopo. Ciao bello. Ciao signori, buona serata a tutti. Buona serata. Vai piano, mi raccomando, No, certo, questa qua va piano per forza, tranquillo. Ah, ecco. Vuoi provare a salire in un cassone? Non ci stiamo. Sì, io ti assicuro che ci stai, vuoi provare con sit car, ha provato. Ah, sì, okay. E guarda come ci stai bene, guarda, fai una prova che rimani sorpreso, credimi. Ci stai proprio alla grande. Non tu aspetti come ci stai bene. Se riesco a capire come si scrive, sì. Ma così guarda. Sì, apposta, chi la faccia la fattura? Ok. Faccia come meglio mi viene. Uguale. Niente, non ce la faccio io. A posto. Ok. Arrivederci. Grazie anche a voi. Allora. Che facciamo? No. Oh, porca puttana, non credo che è rotto. Ah, bello, vedi. Non va, Ma che cazzo non va? Non va. Bella pecar questa. Ma stupenda. Ha visto che va? È andato? Ah, poi ti metti così e puoi stare in piedi, capito? Ah, è troppo bello. Ti metti a ballare. Fare quello che vuoi, è troppo bello. E voilà. Oddio. Va bene. Alla prossima, ciao bello. Alla prossima. Ciao. Allora, devo andare a comprare, ragazzi, il telefono. Il telefono si compra qui. Andiamo, let's go. Bellissima la Apecar, raga, è troppo bella, mi fa ridere troppo. Mi fa ridere da morire. È fantastica, ragazzi. Ma poi va anche abbastanza forte, cioè va più forte della 500 probabilmente. Oh merda. Tutto regolare. È per il classico colore dell'Apecar, verde scuro.
La Lapa, chiamata qui da noi, raga. Bellissimo. È uno spettacolo. Certo, in curva ha qualcosa che non va, devo dirla la verità. Ok, veicolo chiuso, andiamo. Andiamo a comprare il cellulare, la sim, la radio e a posare i soldi. Allora, telefono. Sim. Non l'ha comprata, sì. Poi la radio e l'action cam. Io queste cose, raga, me le porto appresso e possono sempre tornare utili. Anne-Marie, grazie mille del like e benvenuta in chat. Poi andiamo a usare la sim. Poi installiamo la sim. E prendiamo il cellulare. Adesso chiamiamo il numero di Dollino, che era 555-27088, mi pare. 27088. Chiamo. Pronto, Dollino, ciao, sono Shbula. Ah, bello mio. Ciao, Shbula. Va bene, sono io, Shbula. Ah, ti senti. Oh, merda, hai chiuso il telefono per sbaglio. Ti salvo, bello, va bene. Va bene, allora buonanotte. A prossima, A te, buonasera. Ciao, prossima. Ciao. Allora, devo salvarlo, tra l'altro. Non mi ricordo il numero di Marius, raga, non me lo ricordo. Me l'aveva detto, ma non l'ho appuntato. Ho dimenticato. Allora, soldi ho 202.000. Ah, devo aprire la... Vero, devo fare il conto in banca. Ancora non l'ho manco aperto, mannaggia. Devo andare a ritirare la carta, devo fare tutto. Allora, qua sopra, fortuna che sono vicino. Mio zio la rossa, sto top di gamma proprio. Anche le salite più impegnative le affrontiamo senza problemi con la nostra Ape Car. Allora, dov'è la banca? Eccola, la Pacific. A posto. Andiamo dritti ad aprire il conto in banca. Speriamo poi io ritorno al coso, raga, ritorno. Aspetta. Al concessionario di Mario, vediamo se magari è tornato lì, chi lo sa. No, per aprire il conto dove si va? Salve, creazione conto, sì, esatto. Salve, signor Lozzi, si chiama. No, devo depositare io 200.000. Ok. Adesso prendi documento dal portafoglio e premi su scannerizza documento. Ok. Perfetto, il tuo conto è stato creato con successo. Troverai le info sullo sportello qui a sinistra. Perfetto, andiamo qui. Eccolo qua. Allora, ritira carta. Carta Visa. Acquista carta Visa. Acquista, perfetto. E abbiamo preso la Visa adesso, raga. Ora, gestisce assegni, ritira stipendio. No, vabbè, poi quello, il PIN lo possiamo vedere più avanti, credo, senza problemi, se non mi sbaglio. Intanto abbiamo aperto il conto in banca e ho posato i soldi. Quella è la cosa più importante che dovevo fare. Adesso, raga, adesso andiamo a vedere un po' se c'è qualcuno in giro. Vorrei andare al Nicky e poi andiamo ad occhio a dormire, raga. Vediamo un po' se c'è qualcuno così da far fare, da fargli fare un giro con l'ape. Ma era Panther, il meccanico Panther, mi sa che era. Madonna, in discesa prende una velocità clamorosa. Oh! Porco Giuda, regà, pericolosissima. Mamma mia se è pericolosa l'Ape Car. Mamma mia se è pericolosa l'Ape Car. Mamma mia, regà, mamma mia.
Cavolo, mi sono dimenticato con Tony andare a ritirare il coso, ragazzi, il porto d'armi, l'ho dimenticato. Madonna. No, non posso, Luca, non posso, ma mi sto andando a scandare dappertutto, raga, Madonna santa. Forse è Dollino. Mario ancora non c'è. Oh cazzo. Niente, Mario non c'è neanche, raga. Andiamo al Nicky. Vediamo un po' la situazione. Vediamo se c'è qualcuno lì. Se no, andiamo a dormire dritti dritti, raga. E ci rivediamo domani mattina qui live con Uncharted, l'eredità perduta. Lo portiamo avanti, lo continuiamo, raga. Che è uno spettacolo quel gioco. Ah no. Madonna, è pericolosissima da guidare, bisogna ammetterlo. Bisogna ammettere che è veramente pericolosa da guidare. Niente, regà, la Apecar, che spettacolo. Annamose. Mi si sta spegnendo la TV, fermate. Madonna, sto facendo un disastro. Un disastro. Oh cazzo. Ma grazie del like e benvenuto in chat. Vediamo se c'è qualcuno qua al Nicky, ma mi sa di no, ragazzi. Mi sa proprio di no. Oh, c'è la moto di Momi però lì. Mi sa che è quella di Momi quella. Mi sa che però non c'è nessuno. Mi sa di no, ragazzi. Mi sa che c'è solo la moto lasciata lì tipo da inizio serata, quando l'ho vista lì per la prima volta. Niente da fare, raga. Basta, staccherò. Mi sa che staccherò e andrò a dormire. Non trovo molto da fare stasera. Non trovo molto da fare. Dobbiamo iniziare una nuova storia col nostro Hashbulla, ragazzi. E vedremo cosa fare. Decisamente, Mauro, la devo comprare per Tony. Ragazzo, madonna, ma in benna, non ci credo, ragazzi, forse in benna la Pecar. Forse in benna, raga, non ci credo che forse in benna. Aspetta, fammela provare. Aspetta, aspetta, fammela provare in rettilineo, però. Guarda che si imbenna quando parte. Non ci credo, bellissimo. Vedi, 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 si impenna. Parte proprio scatenata e fuori controllo. E vabbè, raga. E vabbè, ci sta anche questo. Signori, detto ciò, è arrivato il momento di staccare, di chiudere e concludere la serata. Vi ringrazio come sempre, raga, del supporto. Stasera abbiamo finito la live un po' prima del solito, ma comunque, raga, è andata la nostra liveozza serale. Raga, noi ci rivediamo domani mattina qui in live sul mio canale con il seguito di Uncharted, l'eredità perduta. E nulla, per il resto vi auguro una buona notte. Vi ricordo di lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto. Vi mando un bacio, raga. Nico, grazie delle 200 stelle, mamma mia. Stasera, raga, Nico scatenato insieme a Carmelo. Scatenati tutti e due stasera, raga. Mamma mia, grazie delle 200 stelle, Nico, grazie. Ma? 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 Chi è quello? Lo vorrei rintracciare. È bello lo stesso, Ale, è sempre spettacolare, veramente bello. Madonna, è volata la macchina là sotto. Andiamoli a raggiungere prima che ripartono. Aspetta, aspetta. Oh, ma che cazzo ha fatto? Tutto bene? Tutto a posto, amico mio. Amico mio.
È tutto bene. Oh, vabbè, penso di sì, ho visto fare in volo. E niente, raga, dopo questa piccola interruzione, notte a tutti e ci becchiamo domani mattina, ragazzi, vi voglio bene. Grazie come sempre del supporto. Un bacione, raga. A domani, ciao belli miei.